Vi ringrazio di partecipare a questo evento che per noi assume un significato notevolissimo. Saluto il direttore del DISO, il professor Giovanni Fiorentino. Il direttore del DISO si collegherà più tardi, come poco fa ha detto il professor Di Vincenzo. Saluto i docenti che hanno organizzato questo seminario, i professori De Vincentis, De Vincenzo Salvatore, Gilda Nicolai, Giancarlo Pastura e Paolo Procaccioli. Saluto i relatori e tutti i partecipanti. Questo evento si colloca in un periodo particolarmente difficile, come ben sappiamo, per l'Università italiana. Dopo circa 2 mesi di lockdown stiamo gradualmente ripartendo per cercare di tornare alla normalità, quanto prima. La strada però è lunga perché l'Università, purtroppo, con le sue attività istituzionali, movimenta tante persone e ciò potrebbe favorire assembramenti non solo in sede, nelle aule, ma anche sui mezzi di trasporto, ad esempio, quindi treni, autobus, metropolitane. Ecco perché dobbiamo essere molto cauti a far rientrare tutti quanti gli studenti. Nei 2 mesi di lockdown siamo passati rapidamente dalla didattica in presenza alla formazione a distanza. Dobbiamo dire che il sistema universitario ha risposto bene, garantendo pienamente i servizi agli studenti, forse anche oltre le aspettative. E questo grazie all'impegno dei docenti, degli studenti stessi che hanno collaborato fattivamente e del personale che ha gestito i sistemi informatici. Il nostro Ateneo, già nella prima settimana di lockdown, svolgeva online la quasi totalità dei corsi. Ma non solo le lezioni, anche le lauree, gli esami di profitto, l'assistenza agli studenti sono tutti continuati in modalità a distanza. Poi anche l'open day telematico, test di accesso, seminari, come testimonia questa importante iniziativa. Il nostro, come sapete, è un Ateneo giovane. Abbiamo festeggiato un anno fa il quarantennale. La nostra università è stata istituita nel 1979 con la legge 122, se non ricordo male. In precedenza si era avuta per 10 anni la libera università, che poi è cessata con la statalizzazione appunto dell'Ateneo. La nostra quindi è un'università giovane. Non è semplice per un piccolo Ateneo riuscire ad affermarsi, a crescere, a svilupparsi in un contesto territoriale di ridotte dimensioni, caratterizzato da un'elevata frammentazione del tessuto produttivo e da una sostanziale assenza di imprese di medie e grandi dimensioni che avrebbero potuto sostenere in maniera più fattiva la ricerca e la didattica. Ma questo contesto territoriale è però al tempo stesso ricco di storie e di tradizioni. La Tuscia ha dato il nome al nostro Ateneo. E questo nome ha dato al nostro Ateneo fascino storico ed eccellenza culturale. Eccellenza culturale evidenziata anche da un recente importantissimo risultato. Sappiamo che dei nostri 6 dipartimenti, 3, quindi il 50%, è stato riconosciuto di eccellenza dal MIUR e premiato con un ricco finanziamento, mi sembra oltre 7 milioni di euro in 5 anni. La Tuscia quindi è un territorio ricco di storie e di tradizioni. È il territorio che ci ospita. La sinergia con il territorio è un elemento importante e sempre più rilevante nella politica del nostro Ateneo. Il rafforzamento del legame con la Tuscia deve procedere di pari passo con la storica vocazione internazionale del nostro Ateneo. In questo ambito si collocano le tematiche di questo importante seminario, che vado a leggere per precisione, quindi la Tuscia, prima del coronavirus, tra archeologia, arte, archivi, storia e testi. Basta osservare i temi trattati dalle relazioni in programma per comprendere l'importanza di questa iniziativa. Ma ora non voglio togliere altro spazio alle tematiche della giornata, quindi rinnovo i saluti di benvenuto e auguro a tutti buon lavoro. Purtroppo per gli impegni che ho potrò assistere solo alla prima relazione, poi vi dovrò lasciare. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie Alvaro. Grazie a voi. Prego Giovanni. Grazie Salvatore, grazie al professor Marucci, al nostro prorettore. Ringrazio in maniera particolare Salvatore De Vincenzo per l'invito, ma soprattutto sono contento di poter partecipare in quanto ascoltatore rispetto a un'iniziativa che vede a confronto un gruppo di docenti dell'area di studio e di ricerca sui beni culturali che si riunisce intorno ad un tavolo per presentare percorsi di ricerca e di confronto sulla ricchezza del luogo che ci accoglie e che ci vede attivi nel nostro
nella nostra attività didattica e nella nostra attività di ricerca. Credo che siano fondamentali le occasioni di confronto. Io ringrazio veramente tanto gli organizzatori per dare l'opportunità, di confrontarsi in maniera non solo interdisciplinare, ma anche, con provenienze da più dipartimenti. E quindi Amedeo De Vincenti, Salvatore De Vincenzo, Gilda Nicolai, Giancarlo Pastore e Paolo Procaccioli sicuramente sono meritori nel avviare percorsi di costruzione e di condivisione. Devo dire, ma lo dicevo già nella prima occasione, questa fase che ci vede, come dire, protagonisti di un momento singolare anche dal punto di vista della ricerca e della didattica, deve diventare anche occasione, deve diventare opportunità, deve diventare motore per riflettere sicuramente sul prima. E non a caso, il titolo dell'iniziativa dice, recita La Tuscia prima del coronavirus. E però poi ci deve dare anche l'opportunità di guardare avanti costruendo rete, costruendo dialogo, costruendo, in prospettiva. E la ricchezza del luogo o la ricchezza delle esperienze archeologiche, artistiche, archivistiche, storico, culturali, più in senso lato e generale, ci danno sicuramente opportunità per tracciare la straordinaria grande ricchezza del luogo che ci accoglie e delle molteplicità delle esperienze anche storiche. Non a caso questa mattina viaggeremo al Medioevo, al Rinascimento, muovendoci costantemente anche diacronicamente, e io sono veramente curioso di ascoltare fin dove mi sarà possibile, perché appunto poi avrò una sessione di esami che mi terrà un po' lontano. Magari cercherò di ricollegarmi in seconda battuta. Volevo fare solo un'osservazione rispetto a un tema, non solo che mi è caro, ma che apre prospettive anche interessanti, in quanto il lavoro che sto portando avanti nel gruppo di lavoro del PNR, del PNR 2021-2027, vede i luoghi al centro di una grandissima attenzione. Ecco, la molteplicità dei luoghi che caratterizzano il nostro paese, nella loro grande eterogeneità, ma anche nella grande marginalità che hanno avuto a lungo, come dire, nell'attenzione del centro, ecco, devono essere recuperati e rilanciati con forza. E credo che tutto sommato, il lavoro, che state avviando potrebbe essere interessante proprio in ottica di una prospettiva, come dire, anche di temi di ricerca nazionali che possono essere recuperati ed affrontati con serietà e accolti, come dire, in termini di sviluppo, lì dove, ecco, e questa credo sia una delle dimensioni più importanti, la dimensione del dialogo interdisciplinare venga coltivata in maniera seria e costruttiva, e questo mi sembra veramente una buona occasione in tal senso. Quindi auguri di buon lavoro, cercherò di ascoltare soprattutto per quanto mi è possibile. Grazie Giovanni per il tuo intervento. Saverio Ricci, invece il direttore del DISTO, come vi ho anticipato, interverrà nel corso della mattinata. Prima di avviare le relazioni e dare quindi la parola a Paolo Procaccioli, ci tenevo a salutare quanti invece ci stanno seguendo su Teleradio Orte, perché come sapete l'iniziativa è, come dire, è in diretta anche in diretta streaming appunto sui canali Teleradio Orte. Quindi a questo punto possiamo avviare le relazioni e quindi iniziamo con Paolo Procaccioli che presenterà il suo progetto di Ateneo, la Tuscia Farnesiana, i luoghi, le persone, le gesta, la memoria. Prego Paolo. Grazie. Allora, comincio, come fanno tutti i bravi relatori, dal titolo, specialmente i relatori che non hanno molto da dire, insomma, portano via una mezz'oretta del loro tempo discutendo del titolo. Ma in questo caso devo precisare una cosa. Questo titolo io non l'avrei accettato all'interno nel programma di nessun convegno perché è troppo generico. Però credo che una riflessione come quella che voglio proporre debba proprio fare i conti con la dispersione connessa
all'argomento. Di fatto, chi studia la Tuscia e studia il Farnese non ha a disposizione ancora uno strumento che gli consenta di padroneggiare la materia nella sua estensione. E vorrei appunto riflettere brevissimamente su questo argomento. Allora, partendo dalla constatazione che quella dei Farnese è una storia che è tutt'altro che marginale, ma né in passato né poi nel tempo, non ha avuto né il suo cantore, non ha avuto né Ariosto né Tasso, tanto per fare riferimento a altre situazioni e altri appunto cantori, né ha avuto il suo storico, non c'è stato un Villani e non c'è stato un Machiavelli. Questo non perché mancassero personaggi e gesta, solo che i fasti relativi a quei personaggi e a quelle gesta sono state consegnate più all'imponenza degli edifici, allo splendore dei cicli pittorici, che non alle parole di questi autori. E questo ha fatto sì che nel tempo la materia farnese sia rimasta disseminata in una miriade di luoghi, di oggetti, di costruzione. L'effetto è quello di un mosaico in qualche modo disintegrato. Abbiamo tessere, alcune splendide, celebratissime, per limitarci alla Tuscia, Caprarola su tutte, però per i più il mosaico corre il rischio di rimanere ancora in qualche modo da divinare. Ora, noi sappiamo bene che la qualità e il valore del mosaico non sta nella qualità dell'essere, non sta nel fatto che abbiamo a che fare con oro, argento, pietre preziosissime, sta nella possibilità di combinare queste tessere in un disegno, farci recuperare attraverso le tessere il disegno finale. Ora non voglio dire che le storie raccontate dai singoli oggetti, edifici, strutture urbanistiche, cicli figurativi, singole opere letterarie o storiografiche non abbiano valore e non abbiano senso. Però voglio dire che leggerli e concretamente guardarli proprio. Noi entriamo in un paese della Tuscia, vediamo un palazzo farnese, e però se quel palazzo poi non dialoga con il prima e con il dopo, non attiva linee di tensione con altre realtà farsiane, beh, insomma, quel palazzo ci trasmette un messaggio estremamente riduttivo rispetto alle potenzialità che ha. Con questo non voglio dire che la storia della Farnese e dei suoi domini sia una storia tutta da scrivere, sarebbe un'affermazione non vera e ingiusta nei confronti dei tanti, tantissimi che si sono dedicati alla sua definizione. C'è un problema col collegamento di Paolo, forse. Aspettiamo un attimo. C'è un Paolo, ci problema di sei? connessione. Sì. Io ci sono, vi sento. Ora ci sentiamo nuovamente. Scusate, ma avevo anticipato che ho problemi di connessione. Bene, stavo dicendo che non è che manchino strumenti per la penetrazione di quella storia, solo che ci riconsegnano materiali ricorsiali, per cui
Noi abbiamo difficoltà a cogliere nella continuità e nell'estensione la Stuscia farnesiana con la Roma farnesiana, con la Parma, con la Napoli o fuori dei confini nazionali con le Fiandre, cioè con l'Olanda, con la Spagna, con la Francia, insomma è una realtà estremamente ampia nello spazio e dilatata nel tempo. Ecco, questo perché i Farnese non sono stati né i Medici, né gli Este, né i Gonzaga, né i Della Rovere, che hanno avuto un radicamento molto forte con il territorio fino a identificarsi con quelli. Ecco, Firenze sono i Medici, Ferrara sono gli Este, Mantova sono i Gonzaga, eccetera, così per le altre grandi signorie italiane. I Farnese non sapremmo identificarli con sono la Tuscia, naturalmente, parte dalla Tuscia, ma poi arriva a Roma, appunto al nord, Parma, Napoli, e tutta questa storia si sviluppa nel corso di vari secoli, va dal 300 fino a, per Parma fino all'800 addirittura. Ecco, ma anche a diciamo, concentrare il discorso sulla Tuscia, anche qui serve uno sforzo di connessione tra le singole realtà. Prendiamo le residenze del secondo 400 e del primo 500, Canino, Gradoli, Ischia di Castro, Valentano, tanto per fare i primi nomi che vengono in mente, e affianchiamoli a Caprarola. Sono sempre Farnese, naturalmente, ma sono oggetti che parlano lingue diverse, che guardano a orizzonti diversi e seguono. Spesso, anzi addirittura, creano modelli diversi. Caprarola, per esempio, dice che al mondo dei soldati che aveva creato i palazzi, appunto, di Canino, Gradoli, eccetera, si è venuto sostituendo nel giro di pochissimi decenni il mondo dei grandi prelati. Pierluigi ha lasciato il posto al cardinale Alessandro. Cioè, è passata una generazione. Alle armi si è affiancata la diplomazia e tra i suoi strumenti di elezione noi troviamo l'arte, troviamo la letteratura, il teatro, la musica, con risultati di rilievo nazionale e internazionale. Non è un caso che quello di Caprarola sia. Non sia circondato più dal fossato, ma dal giardino. Ecco, sono mondi completamente diversi, ma sono mondi che continuano a mantenere l'impronta fortissima dei Farnese. E non è un caso che se Pierluigi era capitano circondato da soldati, Alessandro è cardinale, diplomatico e circondato da una corte che è un'accademia, quindi che ha cultura del confronto, la cultura del dialogo. Ora, il problema che si pone per chi voglia penetrare questo mondo è come riuscire a dare spazio e voce, e cioè alla fine senso, a questa pluralità di oggetti, soggetti, fatti, luoghi. Ecco, è un problema che riguarda da vicino chiunque si trovi a operare sul territorio e diventa quasi una sfida per tutti, per la comunità scientifica nella quale noi ci sentiamo, della quale ci sentiamo parte integrante, la comunità scientifica locale, nazionale, internazionale, le amministrazioni. A cominciare comunque sia per quanto riguarda la comunità scientifica, sia per le amministrazioni, a cominciare da chi sia impegnato nel comparto dei beni culturali. È una sfida che vuol dire sì tutela e valorizzazione, ma prima ancora vuol dire comprensione.
Noi sappiamo bene che la conoscenza è il momento primo e quello fondamentale della tutela. Non si può tutelare ciò che non si conosce. E in particolare questo per quella tutela diffusa che è un'assunzione di responsabilità da parte del territorio stesso. Questo è uno dei nostri obiettivi, deve essere sempre uno dei nostri obiettivi. Ecco, quella sfida va raccolta e è auspicabile che si traduca in una serie di iniziative. In parte mia vorrei accennare a una particolare che mi sembra adeguata all'oggetto e anche alle nostre possibilità. Non vorrei essere frainteso, non è che io mi candidi a storiografo o narratore del mondo farnesiano. Ma proprio perché sono consapevole sia della complessità del problema, sia della sua ineludibilità, penso che si debbano adottare strategie idonee. In questo mi confesso profondamente e totalmente oraziano, vicino all'Orazio che diceva prendete materie adatte ai vostri omeri. Ora, quale può essere una modalità adatta alle nostre possibilità. La soluzione che io mi sento di galdeggiare è un'iniziativa intimamente plurale e aperta alla massima collaborazione. Penso all'avvio di una enciclopedia farnesiana, un'enciclopedia naturalmente digitale, alla quale naturalmente chiamare a collaborare chiunque a qualsiasi titolo sia interessato all'argomento. Una soluzione che ha il vantaggio di consentire l'acquisizione del molto e del buono già disponibile, non si butta niente, lo sappiamo bene, le nostre discipline non sono proiettate esclusivamente in avanti e non fanno terra bruciata del passato. Il passato, la tradizione degli studi, non è una zavorra, è un patrimonio da continuare a mettere a frutto. Questa soluzione consente di attivare dialoghi e scambi con ricerche in corso, ricerche che sono in corso praticamente in tutto il mondo. Procedere senza gli obblighi e i condizionamenti del cartaceo. Il cartaceo ci impone di bloccare un argomento e poi, finché non si è diciamo, completato il lavoro, insomma, i risultati sono nel cassetto. Beh, insomma, in questo modo, con una enciclopedia digitale, noi possiamo invece essere presenti in tempo reale senza filtri, senza troppi condizionamenti. Possiamo tesaurizzare appunto subito i risultati della ricerca e possiamo garantire un lavoro veramente in progress che renda possibile il dialogo e il confronto e naturalmente il superamento dei limiti e degli errori. Ecco, insieme a tutto questo, nella logica di mosaico di cui si diceva, l'ipotesi enciclopedia consente di dare spazio a ogni dettaglio senza obbligo di gerarchizzazione. Personaggi, luoghi, edifici, testi, cicli figurativi, eventi, idee, fenomeni, istituzioni. Beh, tutto questo può trovare la sua centralità, vedere affermata la sua centralità. E naturalmente le gerarchizzazioni non è che non ci siano, ma sono riservate poi alle priorità di chiunque si confronti con questi materiali. Se, e chiudo, come Ateneo e come territorio riusciremo a raccogliere la sfida e a dare seguito a questo progetto,
Non dubito che alla presa in carico scientifica e al di più di conoscenza e di consapevolezza potrà seguire un rilancio di interesse che restituirà alla Tuscia farnesiana e più in generale alla Tuscia una di quelle che noi riconosciamo tra le sue anime insieme al mondo etrusco, insieme al mondo medievale. E insieme ad altre eccellenti, natura, agricola, paesaggistica. Questo almeno è sic est in votis. E grazie a tutti. Caro Paolo, grazie a te e grazie due volte. Innanzitutto per aver messo su questo importante progetto che darà sicuramente lustro a tutto il settore dei beni culturali e non solo della Tuscia. E grazie una seconda volta per aver condiviso, diciamo, la tua iniziativa nell'ambito di questo seminario. Quindi grazie e soprattutto complimenti vivissimi. Ora tocca a me. Diciamo, tocca a me, mi tocca anche un compito davvero improbo, che è quello di parlare dopo Paolo Procaccioli. Quindi il livello del seminario si abbassa vertiginosamente in questo momento, e quindi vi prego però di pazientare un quarto d'ora e passeremo poi al prossimo relatore. Allora, io vi parlerò, vedete la mia proiezione, il mio PowerPoint? Ancora no, professore. Ecco, un secondo. Ecco qui. Perfetto. È visibile? Sì. Ecco, grazie. Allora, nel primo seminario ho accennato brevemente al progetto Volsini, all'area archeologica del foro di Volsini. Oggi invece dedicherò il mio intervento completamente appunto a questo progetto e alla città alla città romana di Bolsena, quindi quella che era Volsini Novi. Partiamo quindi dal titolo, quindi lo sviluppo urbano di Volsini tra Etruschi e Romani. Questo perché la città di Bolsena, di cui vediamo adesso un'immagine del foro della città e la sua proiezione sul lago, a evidenziare proprio l'importanza di questo centro, la sua relazione con il lago di Bolsena. Ecco, dicevo, Volsini tra Etruschi e Romani. Questo perché sappiamo che la città che Volsini Novi è fondata nel 264 a.C., secondo la notizia di Zonara, che è uno storico bizantino dell'inizio del XII secolo, dell'undicesimo, scusate, e la notizia appunto di Zonara ci riferisce della distruzione della Volsini Veteres, cioè di Velsnag, di quello che era uno dei centri più importanti dell'Etruria, localizzato a Orvieto, e quindi con il conseguente spostamento di abitanti da Velsna in questo territorio, dove fu poi fondata la città. Una città che quindi sarebbe stata fondata dai Romani a seguito appunto della distruzione del centro etrusco. Quindi l'obiettivo del progetto è proprio quello, comprendere se realmente questa notizia ha un fondamento storico e se sì, ecco, qual è l'identità di questo centro una volta fondato? Mantiene caratteristiche etrusche, una cultura architettonica, urbanistica, religiosa, artistica etrusca, oppure è, come dire, presenta invece dei tratti e delle forme chiaramente romane? Quindi un po' questo uno degli obiettivi. La città è stata, come vi dicevo, è localizzata nel settore lungo le sponde del lago di Bolsena, lungo il settore settentrionale del lago, ed è stata già oggetto di scavo ampiamente da parte dell'École francese, ed era uno dei progetti del Ministero degli Esteri francese più importante in Italia, insieme a Megara e Blea in Sicilia. E quindi nel quarantennio, dal 46 al 1986, hanno scavato l'area del foro che vedete qui nel cerchio rosso, hanno avviato lo scavo dell'anfiteatro nel secondo cerchio e hanno realizzato poi una serie di scavi in altri settori del territorio.
alla fine di queste campagne hanno realizzato, hanno ricostruito quella che è il reticolo viario della città, che qui vedete segnato in azzurro, quindi con le strade, con i cardi e i decumani che si incrociano ortogonalmente, e hanno in parte ipotizzato la cinta muraria, oltre poi a scavare il settore del foro a cui già ho fatto riferimento, e questo in giallo, il settore delle domus, la domus delle pitture e la domus con atrio. Quindi sono due settori, sono due edifici, due domus, su cui mi sono soffermato l'altra volta e sui quali non mi soffermerò oggi, non tornerò oggi. Oggi invece l'obiettivo è quello di in qualche modo descrivere quello che è lo sviluppo urbano di questo centro, in relazione anche poi agli eventi storici che hanno caratterizzato la vita della città. Eventi storici di cui abbiamo poche notizie, soprattutto oltre alla notizia di Zonara, sappiamo quindi relativa alla fondazione del 264 di Volsini, sappiamo che divenne municipium romano contestualmente alla guerra sociale. La guerra sociale è un evento particolarmente importante per la storia dell'Italia romana, ma anche poi per quella futura, perché nasceranno, si svilupperanno in questa fase molti dei centri, molte delle città che oggi poi sono capoluogo di provincia. È una guerra che nasce a seguito della volontà degli italici di ribellarsi a Roma per ottenere gli stessi diritti politici, sia l'elettorato passivo che quello attivo. E quindi Roma concede nel 90 e nell'89 con due leges, in particolare la Lex Iulia de Civitate Latinis et Socis Danda, e poi una successiva legge nell'89 con le quali concede appunto la cittadinanza romana. Quindi a questo punto i centri, che diventano una sorta di quartieri di Roma, devono però monumentalizzarsi, devono sviluppare tutta una serie di settori, di edifici pubblici e quindi soprattutto di fori, per poter amministrare la giustizia, l'attività economica, politica, e quindi in qualche modo equipararsi a quella che è l'urbanitas, cioè quella che è la struttura urbana di Roma. E quindi anche Volsini Novi svilupperà probabilmente una struttura del genere. Io con i collaboratori, studenti, dottorandi, abbiamo iniziato il progetto nel 2017, abbiamo già ottenuto una serie di risultati che ho brevemente presentato l'altra volta, sono relativi appunto alle fasi più antiche della città. Quindi scavando all'interno delle case abbiamo evidenziato come queste strutture siano state realizzate esattamente alla metà del III secolo, quindi contestualmente alla fase di fondazione del centro, quindi verificando archeologicamente quella che è appunto la fase più antica di fondazione della città. Quindi qui vedete una serie di immagini delle case, degli scavi ai livelli di fondazione in questo punto, con la ceramica rinvenuta da questi contesti. Un altro degli aspetti su cui si soffermerà il progetto, che è fondamentale per ricostruire lo sviluppo urbano della città, è naturalmente la cinta muraria. Sono stati qui a vedere una foto d'epoca degli scavi francesi, una cinta muraria davvero consistente, quindi che cinge tutto quanto il centro urbano per circa 4 chilometri, su di un dislivello che va da 350, come vi ho indicato, a 590 metri, quindi quasi 250 metri di dislivello, ricoprendo quindi un perimetro di 65 ettari. La cinta muraria ad oggi non è stata ancora ben definita dal punto di vista cronologico. Sono state però individuate tre differenti tipologie di mura, quindi mura con un solo filare di blocchi addossato a un terrapieno, mura con un doppio filare, come nel caso di queste mura all'ingresso proprio in prossimità del castello di Bolsena, all'ingresso quindi del parco archeologico, quindi mura con un doppio
filare di blocchi messi di testa e di taglio. Queste mura sono particolarmente significative, questa fase delle mura, questo tratto, perché presentano una serie di caratteri, di lettere neo-etrusche, che a mio avviso sono state, come dire, particolarmente trascurate dal punto di vista dell'identità della città, perché ritrovare delle lettere sulla cinta muraria, su dei blocchi, lettere neopuniche, scusate, neoetrusche, in qualche modo connotano il monumento, appunto, dal punto di vista culturale, identitario, nel senso che ritrovare lettere etrusche in qualche modo dà una connotazione in questo senso. Quindi in qualche modo chiarisce anche quella che deve essere l'identità di questi primi abitanti, perché molto probabilmente questa cinta muraria si riferisce alla prima fase di impostazione della città, quindi verificando ulteriormente quella che è la fonte di Zonara, secondo cui gli abitanti sarebbero stati spostati da Velsna, quindi l'antica Volsini, appunto a Bolsena, quindi alla nuova fondazione, alla Volsini Novi. Un'altra fase della cinta muraria, un'altra tecnica, è questa che vedete in basso nella slide, con un'opera a camera, quindi un camerazio con Empleton, cioè con riempimento interno. Questa tipologia di cinta muraria è stata rinvenuta di recente dalla soprintendenza nel settore più meridionale della città. Qui vediamo delle ricostruzioni fatte proprio dagli scavi della soprintendenza, che evidenziano alcune di queste camere di fondazione. Attualmente un nostro studente laureando sta studiando proprio i materiali provenienti da questo scavo come argomento di tesi di laurea. Lo studio della cinta muraria, oltre a fornirci in futuro, speriamo, aspetti sempre più consistenti sia dal punto di vista cronologico, quindi legati anche alla fondazione della città, quindi a dati ancora più chiari, ancora più precisi in merito a quello che è la fase esatta di fondazione della città e, come abbiamo visto, anche all'identità degli personaggi che hanno fondato la città, che sembrerebbero connotarsi appunto in senso etrusco, ci fornisce anche dati su quello che è l'evolversi, l'evoluzione della città. Consideriamo ad esempio un aspetto. Ho accennato prima al fatto che le mura hanno, come dire, un percorso di circa 4 chilometri e, come vedete, la città è questa forma oblunga su un dislivello enorme. Allora, la domanda che ci siamo fatti quando io con appunto i collaboratori, gli studenti, quando abbiamo avviato il progetto, è: la città ha avuto sempre questa forma, è stata sempre cinta in un unico momento dalla cinta muraria, oppure, come dire, l'analisi della cinta muraria ci può permettere anche di ricostruire l'evoluzione stessa della città. Un dato interessante, per esempio, è la presenza dell'anfiteatro, su cui tornerò più tardi. In genere l'anfiteatro delle città antiche ha una connotazione o extraurbana o suburbana, cioè in ogni caso a ridosso della cinta muraria. Trovarla al centro, a mio avviso, è un indizio del fatto che probabilmente la città si è sviluppata, cioè la cinta muraria si è sviluppata nel tempo, quindi può esserci, si può ipotizzare probabilmente un ampliamento. Un esempio del genere è un altro progetto che sto svolgendo da un po' di anni in Sicilia, che è appunto Erice, in Sicilia occidentale, sulla punta più estrema dell'isola. Ebbene, qui abbiamo avuto un esempio analogo. Vedete in blu la cinta, la differenza di tecniche edilizie, e quindi molto probabilmente uno sviluppo di questa cinta muraria in età tardo-medievale, in rosso invece la cinta muraria arcaica, in giallo quello che abbiamo ipotizzato, i tratti che noi abbiamo ipotizzato. Quindi abbiamo ricostruito una città molto più piccola nella fase arcaica e punica, con un ampliamento in età medievale, ed è molto probabilmente quanto si può ipotizzare anche a Bolsino, una città più piccola nella prima fase che si è poi sviluppata in una fase successiva. Ovviamente la fase di evoluzione la dobbiamo comprendere con il proseguo degli scavi, anzi con l'avvio degli scavi alla cinta muraria. Un altro settore a cui ho fatto riferimento prima, che, come dire, è un elemento centrale nel paesaggio urbano di Volsini, è l'anfiteatro, che è localizzato in questo punto, in questo settore. Vedete dalla fotografia aerea, vedete appunto la localizzazione. Questa è la situazione oggi dell'anfiteatro.
altro. Qui invece una foto, diciamo anche questa, di repertorio dello scavo, di parte della gradinata di questa struttura. L'anfiteatro sarebbe stato realizzato in età Flavia, quindi siamo nel corso della seconda metà del primo secolo dopo Cristo, e sarebbe stato realizzato in questo contesto dove in precedenza era stato ipotizzato l'equipe francese il foro, quindi il foro era localizzato in età repubblicana in questo settore più elevato della città. Ecco, questo è un aspetto ulteriore che dobbiamo verificare, perché esempi del genere io, almeno a memoria, non ne ho trovati in letteratura. Quindi ipotizzare la costruzione, lo spostamento di un'area pubblica da un settore all'altro della città a una notevole distanza l'uno dall'altro, impostando su uno dei due settori un monumento pubblico. Ecco, questo è un aspetto che va chiaramente definito. Il foro sarebbe poi stato spostato nella parte più meridionale della città. Quella che noi vediamo adesso è una foto aerea della piazza Forense, in particolare con la basilica. Qui vi do alcune misure di quello che è lo spazio della piazza Forense, quindi 2x3 actus, di notevoli dimensioni. Con la basilica, che è uno dei monumenti principali rinvenuti dallo scavo dell'equipe francese, anche qui una basilica divisa in tre navate di notevole dimensione, che chiude uno dei settori, quello più occidentale, della piazza Forense. Qui si concentreranno in futuro le nostre indagini, perché la piazza Forense è stata datata all'età Flavia, quindi in età Flavia, quindi contestualmente alla costruzione dell'anfiteatro nel settore più orientale della città, l'area forense sarebbe stata spostata in questo settore. Le evidenze delle tecniche edilizie, così a prima vista, già dimostrano però che probabilmente questo settore è più antico, quindi una tecnica tipo ad esempio l'opus reticulatum lascia ipotizzare una cronologia, a mio avviso, quantomeno di età augustea, con contesti che possono essere anche più antichi. E quindi abbiamo avviato le indagini in questo settore, rinvenendo immediatamente un caso, devo dire, di particolare interesse. Il rinvenimento sotto il lastricato del foro di una struttura più antica, una struttura in tufo. E questo è un aspetto interessante, perché ovviamente è molto probabile che il foro sia stato realizzato, come avviene in quasi tutti i centri dell'Italia centrale, sia stato realizzato contestualmente alla concessione della cittadinanza romana, quindi contestualmente alla concessione all'elevazione della città a municipium. E quindi è uno dei pochi casi dove è ancora possibile indagare quello che era la struttura pre-municipium, quindi un aspetto da questo punto di vista paradigmatico per queste fasi della città, e quindi appunto può diventare un esempio importante per analizzare questo fenomeno appunto della municipalizzazione in un quadro più ampio. Attraverso poi una via Tecta, che è questo settore della città, si accede alla parte, anche questa ritenuta di età Flavia, ma sulla base della tecnica edilizia, a mio avviso, va sicuramente datata a una fase precedente, più antica. Si arriva poi alle domus, di cui ho detto, ho brevemente accennato, ho brevemente fatto cenno prima, su cui non mi dilungherò. Quindi qui alcune immagini delle domus attualmente in corso di scavo. Chiudo questa breve sintesi su Bolsena evidenziando alcuni aspetti di quelle che sono invece di quello che è il paesaggio sacro della città. Sono state ipotizzate una serie di aree sacre, almeno 14 contesti sacri, sia nell'area urbana di Volsini che nella zona, nel territorio di Volsini, quindi nel settore prossimo al lago. Attualmente, diciamo, questo contesto sacro, il paesaggio sacro di Volsini, è oggetto, diciamo, di un saggio che ho di recente pubblicato, andando proprio ad analizzare i realia, cioè i contesti archeologici di queste aree sacre, cercando di comprendere su quale base
questi scavi, queste strutture siano state ritenute strutture sacre. E in realtà, come dire, mi sono reso conto che soltanto la metà di queste strutture possono essere in qualche modo realmente ricondotte a un contesto sacro. Le altre sono, come dire, semplici ipotesi, ma assolutamente non suffragate, non sostenute da contesti archeologici. L'altro elemento che emerge da questa analisi dei contesti sacri è che non vi sono contesti etruschi provenienti dalla zona immediatamente prossima al lago e dal contesto urbano, ma sono tutti contesti, aree sacre, riconducibili alla fase romana della città, cioè alla fase di fondazione del centro di Volsini. L'unico contesto riconducibile alla fase etrusca è un contesto rinvenuto a Piana del Lago, nel comune di Montefiascone, al confine tra Montefiascone e Marta, ed è attualmente in corso di scavo dall'École francese. E io non voglio dilungarmi oltre, mi fermerei qui e a questo punto darei la parola al prossimo relatore, che è Giancarlo Pastura, che ci parla della Tuscia dei primi cristiani e si soffermerà, mi ha accennato, anche su Bolsena, quindi avremo ulteriori notizie su Bolsena. Quindi ti ringrazio Giancarlo e ti do la parola. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che per mantenere fede, diciamo, allo spirito dell'iniziativa, ho pensato a questo intervento che in qualche maniera scaturisce dall'interesse suscitato dal recente seminario di archeologia cristiana condotta nell'ambito dell'insegnamento di archeologia medievale. Diciamo che questo contributo, di cui adesso inizio a presentare immediatamente le diapositive, vuole in qualche maniera focalizzare l'attenzione su un periodo, diciamo, studiato ma mai recepito in maniera completamente organica né dalla comunità scientifica né tantomeno dalle comunità di appassionati. Diciamo che gran parte degli esempi che presenterò sono esempi studiati, sono esempi che hanno già conosciuto pubblicazioni che ho anche indicato nelle singole diapositive, ma in qualche maniera quello che si vuole fare è fare appunto una rassegna e parlare del paesaggio sacro, come è stato giustamente poi anticipato da Salvatore De Vincenzo, in un periodo che va tra il IV e il VI secolo. Per entrare nell'argomento, i nostri termini cronologici di riferimento per quello che riguarda la Tuscia sono quelli dati da un papiro Ravennate che menziona la prima chiesa del nostro territorio, quindi quella di Santa Maria di Nepi nel 557, come termine conclusivo, e come termine iniziale abbiamo la prima attestazione cristiana del territorio, che proviene dall'ipogeo di Sant'Antonino a Vetralla, che porta alla prima metà del IV secolo la sepoltura di tre bambini cristiani all'interno di un ipogeo che probabilmente nasce come pagano. Quindi, diciamo, già in qualche maniera da qui dobbiamo farci un'idea di come il cristianesimo si va ad inserire chiaramente in una maglia insediativa preesistente che noi leggiamo in primo luogo dalle strutture funerarie. Logicamente, andando molto velocemente, dobbiamo immaginare l'inserimento del cristianesimo e quindi delle strutture amministrative che ne derivano all'interno di una maglia insediativa e infrastrutturale già ben collaudata. Noi abbiamo questa situazione che vedete in immagine per quello che riguarda i centri amministrativi sulla soglia della tarda antichità. E di questi centri amministrativi, quelli che vedete cerchiati in rosso, sono i centri che saranno riconosciuti già nel V secolo come sedi vescovili. Se andiamo ad analizzare la dislocazione di questi centri, vediamo che sono centri, innanzitutto la gran parte delle sedi vescovili è più nelle vicinanze di Roma piuttosto che a nord, ma un altro dato che emerge molto chiaramente è come queste sedi vescovili si trovano tutte dislocate lungo le viabilità principali
E questo è un aspetto molto importante, perché come andremo a vedere, la struttura del primo cristianesimo è molto incentrata su una diffusione veicolata dalle principali vie di comunicazione, e questo è testimoniato poi dalla presenza dei santuari martiriali, delle catacombe e delle prime chiese, e questo è l'argomento che andremo ad affrontare oggi. Queste appunto sono le sedi vescovili che si avranno fino al VII secolo. Logicamente noi non arriveremo a questo termine cronologico, perché il nostro discorso si interrompe nel momento in cui i conflitti greco-codici cambieranno e stravolgeranno completamente quella che è la struttura amministrativa di questo territorio, e soprattutto daranno il fine al periodo della tarda antichità. In questa carta vedete quello che vi ho già anticipato, una carta redatta da Fiocchi Nicolai, recentemente aggiornata e ripubblicata, dove possiamo vedere innanzitutto le sedi vescovili paleocristiane, ma soprattutto tutti i monumenti paleocristiani, cimiteri e chiese che sono state censite nel territorio e che si trovano tutte dislocate lungo la viabilità principale, che trova una continuità di utilizzo e anche un mantenimento piuttosto evidente con quella che era l'epoca classica. E quindi questo è il primo dato che elimina le ipotesi catastrofiste circa una decadenza del territorio alla fine dell'epoca classica. E, appunto, le prime testimonianze di cui abbiamo contezza sono le catacombe, sono i cimiteri sotterranei, sui quali non mi soffermerò, sono ampiamente studiati, anche se gli studi hanno riguardato prevalentemente i singoli contesti. C'è da dire però che molte delle catacombe sono andate perse, e la loro conoscenza, parla ad esempio di quella di Sutri o della catacomba scomparsa di Tuscania, è possibile grazie all'opera, se così la possiamo chiamare, de corpo santari, ovvero quell'istituzione che operava all'interno della Chiesa e che aveva il compito di traslare presunte reliquie dei martiri per deporle all'interno di nuovi santuari martiriali. Comunque una veloce panoramica su questi cimiteri paleocristiani, cimiteri sotterranei, chiaramente sembra doverosa, soprattutto per dare un'idea di come questi cimiteri e queste comunità cristiane in realtà vivano in sovrapposizione e poi in continuità con quella che era la maglia preesistente di epoca classica. Il caso di Falerinovi è molto indicativo, perché abbiamo questa catacomba posizionata lungo la via Merina, che è stata anche di recente scavata e che ci dà l'idea di un cimitero che poteva ospitare anche oltre 1000 sepolture, e le prime deposizioni, grazie agli scavi condotti di recente dalla Pontificia Commissione Archeologia Sacra, ci consentono di dire che queste deposizioni vanno tra il IV e il VI secolo, ma soprattutto abbiamo una comunità di 1200 individui sepolti, quindi parliamo già di comunità cristiane molto ben strutturate e numerose. Stessa idea la possiamo ricavare da Nepi, dove addirittura la catacomba che si troverebbe in questa zona, la catacomba, quindi il cimitero cristiano, si trova addirittura in continuità con la necropoli della città romana, che si troverebbe immediatamente ad est. Nel caso di Sutri, il discorso sul monumento salta immediatamente, nel senso che la catacomba di Sutri, come vedete, è dedicata a San Giovenale, è quasi completamente scomparsa. Invece il dato molto interessante della catacomba di Sutri è che anch'essa si trova lungo una viabilità principale, ma soprattutto, e vedete il pallino rosso è la catacomba e il verde è la necropoli della città romana, quindi anche qui abbiamo un elemento di continuità. Addirittura un dato molto importante per quello che riguarda la consistenza delle comunità cristiane l'abbiamo dalla città di Volsini, di cui si è già ampiamente parlato, dove addirittura abbiamo testimonianza di due catacombe, di cui una, quella ben nota, dedicata a Santa Cristina, e l'altra la catacomba di Gratte, che è un piccolo complesso cimiteriale che non ospitava un gran numero di sepolture, ma che comunque è, sulla base dello studio tipologico, un esempio di cristianizzazione abbastanza precoce.
Invece, per quanto riguarda la catacomba di Santa Cristina, credo che ci sia ben poco da dire, è una catacomba che, come nel caso di Palle di Novi, poteva ospitare oltre i mille individui e si distingue anche per alcuni elementi architettonici che ne starò qui a sottolineare. Nel caso anche della città di Sorrina Nova, quindi ci spostiamo a Viterbo in questo caso, sono state individuate le catacombe conosciute del Riello, diciamo sono catacombe che non hanno un ottimo stato di conservazione, ma che in qualche maniera richiamano anche il riutilizzo dei sistemi idraulici di epoca romana per lo scavo di sistemi catacombali. Questo è un dato che a volte stupisce, ma in realtà è molto documentato, tanto nelle catacombe diciamo suburbane e della Tuscia, tanto diciamo nelle catacombe, diverse catacombe italiane. Questa invece è la catacomba di Visentium, su cui diciamo le ricerche sono essenzialmente ferme a quelle di Vincenzo Fiocchi Nicolai del 1988, e anche sulla città di Visentium le ricerche sono abbastanza contrastanti tra loro, discordi nel riconoscere questo centro. Tutto sta che questa catacomba, anche questa con uno stato di conservazione non ottimale, si inserisce, come vedete nell'immagine in alto a sinistra, in una maglia insediativa di epoca romana molto ben strutturata. E poi infine abbiamo la catacomba di Sant'Utizio, Soriano nel Cimino, molto legata probabilmente a Sant'Utizio, sappiamo che è un martire ferentano ucciso lungo la via Ferentana, dove poi sarebbe nata il santuario martiriale e la catacomba. In realtà probabilmente questa catacomba faceva riferimento al villaggio individuato da Giuseppe Scardozzi con immagini di fotografia aerea e con survey del Pacus Stellatinus, che era un vico romano, probabilmente dipendente dal municipio di Orte, la cui attestazione epigrafica è conservata proprio all'interno della catacomba. Diciamo che il complesso catacombale è stato oggetto di un recente restauro, sempre curato dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ma la cosa molto importante di questa catacomba è che ci riporta in termini cronologici, quindi di diffusione del cristianesimo, a quello che era l'ipogeo di Sant'Antonino a Vetralla, perché questa epigrafe di Apra, della defunta Apra, morta a 22 anni, è datata esattamente al 359 d.C., grazie alla citazione della coppia consolare sull'iscrizione. E questo ci testimonia che quindi la catacomba attraeva già deposizioni cristiane nel 359, quindi alla metà del IV secolo, in un periodo diciamo abbastanza precoce. Recentemente abbiamo condotto delle indagini che hanno anche consentito di capire che c'è una parte della catacomba ancora sepolta. Logicamente invece il tema più difficile per queste fasi tardantiche è quello di capire come l'affermarsi del cristianesimo, che impone nuove gerarchie anche in ambito urbano, sia condizionante dal punto di vista topografico nelle città. E qui dovrò fare una carrellata di studi condotti da altri e fare una riflessione conclusiva su questo tema. Allora, il primo tema è quello di Volsini, città scavata dai francesi, e dove appunto la chiesa evidenzia subito una continuità e un riuso degli spazi pubblici, ben documentato in città molto più grandi e che invece inizia ad emergere anche in maniera chiara anche nella Tuscia viterbese. Il primo caso appunto è quello di Volsini, dove la basilica cristiana si va ad impostare sulla basilica romana, diciamo. Il tema interessante è di carattere topografico, come l'abside della chiesa va di fatto a defunzionalizzare una viabilità principale. Questo significa probabilmente una ridefinizione della topografia urbana dell'abitato. Logicamente, questo vedete l'abside della chiesa, i francesi tendono a datare questa basilica, che ha la funzione di cattedrale poi, al IV secolo.
Questa datazione è stata recentemente rigettata da Fiocchi Nicolai, con il quale concordo, e posticipata sulla base della tecnica muraria almeno al tardo quinto, tra il tardo quinto e il settimo secolo, diciamo in linea con quella che è la tendenza per l'Etruria meridionale. C'è anche uno scavo della necropoli associata all'edificio di culto, da cui sono stati restituiti materiali anche piuttosto importanti, che vanno a confermare la cronologia che vi ho proposto. Su Ferento ci sono i progetti di survey condotti da Giuseppe Romagnoli, che sono stati anch'essi recentemente pubblicati. È molto interessante appunto l'individuazione della forse cattedrale di San Bonifacio, la cui tecnica muraria, secondo Fiocchi Nicolai, si va a confrontare con quella della Basilica di Volsini, della Cattedrale di Volsini. E qui un tema sempre rilevato da Romagnoli è quello del fatto che San Bonifacio si trova all'esterno della cinta muraria altomedievale, della città altomedievale, e seguendo le proposte fatte da Marcello Spano e Luca Lanteri, invece la chiesa di San Bonifacio si andrebbe a collocare ai margini del presunto foro, non ancora individuato con certezza nella città di Ferento. Il caso di Orta è quello in qualche maniera più esemplificativo, perché è una città che ha continuato a vivere, che non è più stata abbandonata. Qui lo scavo del foro, che insiste sull'attuale piazza della cittadina, ha consentito di vedere che il foro è stato completamente invaso in parte dal battistero di VI secolo, ma soprattutto le canalette e le fognature del foro sono state completamente colmate da deposizioni cristiane, di cui sono state rinvenute anche testimonianze di carattere epigrafico. Quindi c'è un riutilizzo molto spinto, diciamo, di quelli che erano gli spazi pubblici romani. Questo appunto è il rinvenimento del battistero con la pavimentazione Nobus Signinum, e un elemento molto interessante è il riutilizzo della rete idraulica ipogea per impiantare il battistero, la fonte battesimale, su quello che era il lacus romano. Quindi abbiamo anche questa continuità e questa trasformazione della topografia cristiana dell'abitato. E sempre da Orte, in un'area di ville, abbiamo la prima attestazione di un presbitero, quindi di una comunità cristiana, di una entità, di un prete tendenzialmente, che viveva nel territorio, che era titolare di una parrocchia e già nel V secolo. Poi abbiamo il caso di Tarquinia, dove anche lì abbiamo la prima chiesa che si va ad inserire nell'area del foro, quindi ancora un riutilizzo degli spazi pubblici. Il caso di Vulci, che diciamo è ancora in qualche maniera piuttosto latente di informazioni. E poi abbiamo il caso di Paleri Novi, che potrebbe veramente essere un pilota di questi fenomeni, che è recentemente salito alla ribalta per i risultati pubblicati dagli inglesi, dove nel caso di Paleri Novi purtroppo abbiamo scavi molto limitati condotti dalla sovrintendenza anche in tempi piuttosto lontani, ma le cui indagini fino a poco tempo fa erano ferme alle prospezioni geofisiche dei primi anni 2000, prospezione ripetute, queste immagini ormai sono famosissime in questi giorni, dagli inglesi pubblicati proprio in questa settimana, che testimoniano tutta la maglia della città romana, logicamente con indagini indirette condotte con metodo radar. E quindi da questi dati non riusciamo a cogliere nessuna trasformazione della topografia urbana in età tardantica, nonostante sappiamo per certo che Faleri era sede vescovile, e soprattutto abbiamo l'attestazione anche da una catacomba e da un santuario martiriale. Il dato interessante però proviene da un'indagine condotta dall'Università degli Studi della Tuscia, di una ricognizione di superficie condotta nell'area del teatro, che è stato scavato già ormai due secoli or sono, e la raccolta di superficie per quadrati ha consentito l'individuazione e la raccolta anche di materiale databile tra il tardo antico e l'alto medioevo.
anche un consistente numero di frammenti che fanno pensare comunque a una frequentazione piuttosto intensa dell'area. Quindi a termine di questa carrellata, quello che, per concludere, quello che emerge da questi dati che vi ho velocemente illustrato è una continuità di vita delle città, comunque sedi municipali, che spesso vengono elevate a diocesi, una continuità che vediamo subito nella trasformazione delle necropoli, che non subito conoscono una fase di distaccamento, ma in alcuni casi addirittura prima si sovrappongono, come nell'ipogeo di Sant'Antonino a Vetralla, oppure si differenziano con cimiteri sotterranei, e queste fasi corrispondono chiaramente a una ridefinizione in chiave urbana degli abitati. Mi fermo così, grazie. Professore, il microfono. Scusate. Grazie Giancarlo per questa tua esaustiva ricostruzione della prima fase della cristianità nella Tuscia. Complimenti per i tuoi studi. Quindi proseguiamo adesso con il seminario e sono lieto di dare la parola ad Amerio De Vincentis. Allora, buongiorno a tutti. Io ho concepito questo breve intervento come un proseguo, in qualche modo, della prima puntata. Allora, questo intervento, breve appunto quanto quello della precedente puntata, rappresenta una sorta di risvolto storiografico di quanto trattato appunto nel precedente intervento, ma da un punto di vista più storico. E la volta scorsa, infatti, abbiamo trattato il tema della peste nella Tuscia medievale, ricavandone sostanzialmente due osservazioni di carattere generale dalle quali vorrei ripartire oggi. Prima osservazione: i fenomeni naturali o antropologici strettamente locali, come un'epidemia appunto, ma anche un territorio, una configurazione agraria, un insediamento abitato e così via, per i secoli che ci interessano, diciamo dal VI, VII al XIV, XV, ecco, tutti questi fenomeni che si trovano o si sono svolti nell'area geografica che noi oggi chiamiamo Tuscia, dal punto di vista della conoscenza storica non hanno pertinenza particolare se non raccordati ai modi specifici e caratteristici con cui gli abitanti di quell'area in questione li hanno vissuti in quei tempi. Seconda osservazione. Ancora oggi manca una storiografia che abbia studiato la Tuscia, parlo per il Medioevo, in questa prospettiva, cioè una prospettiva di identità storica. Cioè, ovvero, ancora in termini più chiari, non vi sono studi sulla Tuscia medievale che si pongano come domanda centrale di fondo questa, e cioè cosa e perché caratterizzò la Tuscia in quanto località storicamente originale, con caratteristiche proprie, distintive, che la rendono un tema di ricerca storico proficuo anche in una prospettiva sovralocale. Sovralocale. Allora, rispetto a tali questioni, abbiamo cercato delle risposte storiche nella volta scorsa. Oggi vorrei provare a offrire qualcun'altra risposta, ma in campo storiografico, cioè a proposito degli studi. In breve, la domanda che mi sono posto è questa: quali sono le ragioni storiche e culturali che hanno condizionato la storiografia medievistica circa la Tuscia nei tempi più recenti? Anche in questo caso proviamo a dare una risposta che si limiti a uno sguardo storico. Allora, storicamente, in Tuscia, lo studio storico del territorio, in termini scientifici e accademici, ha seguito le vicende comuni ad altre aree periferiche della penisola. E cioè, a proposito di queste aree, è avvenuto un salto sostanziale di qualità nella ricerca storica dal momento in cui sono state impiantate delle strutture di ricerca universitaria su quegli stessi territori. Nel nostro caso, come è stato anche ricordato da qualcun altro, l'Unitus, diciamo, ha una storia relativamente breve e la medievistica nella Università degli Studi della Tuscia, che si è occupata del territorio locale, ha una storia ancora più corta di quella dell'istituzione, che come è noto risale ai primi anni Ottanta del secolo scorso. Allora, per ragioni interessanti e in buona parte documentate,
l'area storico-medievistica dell'università venne affidata fin dalla sua fondazione a uno storico di formazione romana e certamente del tutto disinteressato allo studio del viterbese o affini. Massimo Miglio, infatti, iniziò a organizzare eventi culturali e storiografici che comprendessero i lemmi Viterbo, Patrimonium, Tuscia e così via nei loro intenti di studio, solo da quando giunse nella regione in quanto studioso e docente. E ha continuato a farlo fino alla fine del suo servizio presso questa università, ma sempre in una prospettiva di storia culturale, cioè una prospettiva dove la problematica locale, sovralocale, regionale e così via, per i secoli basso-medievali cui si interessava Miglio, non aveva una pregnanza storica particolarmente rilevante. Qualcosa di non troppo diverso, ma qui parlo sub iudice in queste circostanze, è avvenuto con i numerosi e preziosi studi che riportano la stessa area semantica, cioè Tuscia, Viterbo, eccetera, nei titoli, condotti invece da Giuseppe Lombardi, il ricercatore dell'università che, da quando è stata fondata, più di ogni altro ha scavato nella documentazione culturale di attinenza viterbese, sebbene pure lui in una prospettiva che teneva ampiamente conto di quanto accadeva negli altri centri maggiori e in particolare Roma. Quanto agli insegnamenti tenuti da Anna Modigliani, che parlerà dopo di me, credo, oltre alle sue ricerche, non credo che sia necessario dire molto in questa prospettiva, perché pure lei nel complesso si è dedicata a temi e documenti che non hanno molto a che fare nello specifico con la storia medievale della Tuscia. Ciò nonostante, il marchio universitario della nostra università rimane associato oggi a una cospicua produzione di studi sulla Tuscia nel Medioevo, che sono stati coordinati e condotti a volte in prima persona dall'altro pilastro medievistico della nostra università che ha operato nella struttura, perlomeno a partire dagli anni Ottanta, credo, ovvero Alfio Cortonesi. Cortonesi è stato senza dubbio lo studioso universitario che ha maggiormente contribuito allo studio territoriale, locale dunque, della Tuscia nel Medioevo negli ultimi tre decenni. E la serie impressionante di tesi di laurea da lui seguite durante il suo insegnamento in loco, che costituiscono un patrimonio di cui oggi possiamo tutti noi usufruire andando nella nostra biblioteca, conferma quanto la dimensione microregionale all'interno della Tuscia sia stata al centro dell'attività di studio da lui portata avanti nella nostra istituzione. Allora, il volume che ho scelto come copertina di questo intervento è il più recente di raccolte di questo tipo di lavoro storico attorno alla Tuscia, condotto con continuità produttiva nel tempo. Altrettanto notevole, inoltre, appare la costanza di metodo, e questo direi che è il punto più importante. Ricordiamo alcuni dei titoli più significativi della bibliografia di Cortonesi a proposito. Gli statuti come fonte per la storia agraria della Tuscia medievale del 1993, in cui, facendo tesoro dei numerosi lavori di testi specifici, lo storico scompone i testi normativi alla ricerca delle forme e delle pratiche di sfruttamento del suolo, inquadrate e definite dallo sguardo dei legislatori cittadini, però. Oppure altro studio, orticoltura e linicoltura Viterbo nel 200 e nei primi del 300, questo è di 11 anni dopo, del 94, del 2004, dove lo studioso si sofferma sui microspazi urbani ad alta densità di resa produttiva, sia nel campo dei prodotti di consumo alimentare, sia in quello delle materie prime necessarie alla manifattura. Infine, del 2015, lo statuto dell'arte dei vignaioli di Viterbo del 1522, che, seppure spostato cronologicamente in avanti, tratta della tradizione vignaiola viterbese anteriore, quindi anche medievale. Nel complesso, dunque, lo studio della Tuscia nel Medioevo insegnato presso l'Unitus negli ultimi decenni si è concentrato su ambiti spaziali e problematici che, con coerenza, hanno rinnovato la tradizione di studi locali, quella non accademica, ma tutt'oggi altrettanto preziosa per chi fa ricerca, che porta nomi illustri dell'erudizione viterbese. Uno su tutti, Attilio Carosi, 1922-2008, il bibliotecario noto a tutti gli studiosi di cose viterbesi, e altri.
Ora, tale eredità, tradizione scientifica, peraltro, è stata rivendicata esplicitamente dallo stesso medievista Cortonesi, che al predecessore ideale Carosi ha dedicato una raccolta di studi postumi nel 1211, studi in ricordo di Attilio Carosi. Riprendiamo dunque le fila del discorso per avviarci a concludere con qualche osservazione di carattere storiografico. Storia della Tuscia nel Medioevo o storia della Tuscia medievale? I termini della questione ormai dovrebbero essere chiari. Storia dell'area geografica corrispondente all'Alto Lazio attuale, intesa come studio locale di fenomeni presenti pressoché ovunque altrove, e che seguivano dinamiche non troppo differenti tra loro, oppure, al contrario, storia dell'identità specifica, caratterizzante, unica e in evoluzione nei secoli medievali, dell'area chiamata Tuscia dalle donne e dagli uomini di quei tempi? Queste sono, diciamo, le due alternative che si pongono nello studio della Tuscia medievale oggi. La risposta offerta dalla nostra università, in buona parte, ha scelto decisamente la prima opzione storiografica. Vigne e statuti di piccole località del centro Italia, che tra XIII e XV secolo trattano di ortaggi e di lino, tanto per ridurre in termini facilmente identificabili ricerche che in realtà sono più diversificate. Questo bilancio, forse ripeto troppo sintetico, ha un risvolto che lo connette a una vicenda storiografica più ampia. E di più ampia portata, che rievocherò in due punti e per concludere definitivamente. Primo punto. Questa impostazione rimanda a una generazione di studiosi del Medioevo italiani degli anni 70 che ha vissuto pure lei le ricadute dei paradigmi più solidi e tradizionali della storia locale. L'idea, cioè, che tanto più lo sguardo di indagine è ravvicinato, raso suolo rispetto ai documenti locali, alle fonti, tanto più è proficuo il lavoro dello storico. Un'idea che in questa tradizione è stata congiunta alla convinzione di carattere più etico-politico, per la quale insegnare in una determinata località doveva essere accompagnato dallo studio professionale di quella medesima località. Che è un po' il contrario del termine universitas, ma che pure ha un senso culturale. Gli esiti storiografici di questa generazione di medievisti sono stati però molto diversificati. In alcuni casi hanno portato a trasformare la regione studiata in un laboratorio da cui trarre e in cui misurare dati e informazioni che poi, ampliati e sviluppati, hanno portato a delle acquisizioni storiche tra le più importanti degli ultimi decenni. Ne cito solo uno tra i maggiori, il medievista Massimo Montanari, che studiando cosa, per esempio, cosa mangiavano i contadini della Padania alto medievale, nel giro di pochi anni lui è riuscito a dimostrare realtà valide per gran parte del continente europeo di quei secoli e di portata, peraltro, rivoluzionaria nel loro settore. Ad esempio, Montanari, partendo dalla sua regione, la Padania, ha dimostrato, studiando, che il peso dei cereali nell'alimentazione di massa medievale su scala continentale fu a lungo marginale, oppure sempre ha dimostrato Montanari, sempre su scala continentali, che per esempio le diete vegetariane o al contrario quelle a prevalenza carnivora rappresentavano un segno di particolare distinzione socioculturale e altre cose di questo genere, sempre a partire lui dallo studio di una microregione. Per quanto riguarda la Tuscia, in definitiva, tali prospettive di integrazione tra dimensione locale, storica e contesti più ampi rimangono ancora tutte da esplorare. Oggi però abbiamo il vantaggio di poterci appoggiare su esempi concreti di altre aree analoghe, ne ho fatto appena uno, che sono state storiograficamente trasformate in casi di studio e di portata europea. E, d'altro canto, ci rimangono sempre le solide basi di conoscenza erudite trasmesse dai viterbesi come Cesare Pinzi, che abbiamo ricordato la volta precedente, o Attilio Carosi, che abbiamo ricordato invece oggi. Grazie. Grazie Amedeo per il tuo intervento e continuiamo ancora con il Medioevo, dando la parola ad Anna Modigliani. Prego Anna. Eccomi, buongiorno a tutti, mi scuso per la mancanza dell'immagine, ma ho la telecamera rotta.
Comunque non serve assolutamente anche, diciamo, la proiezione di immagini perché si tratta di un discorso non topografico come quelli che abbiamo visto, insomma, di natura più che altro archeologica. È un racconto. Io, come ho detto a Salvatore De Vincenzo, non mi sono mai occupata specificamente di Viterbo né della Tuscia come oggetto di ricerca. Ho seguito diverse tesi sull'area, ma senza mai intervenire nel dibattito storiografico, che invece, come ha ricordato Amedeo De Vincentis, è stato portato avanti da diverse altre figure. Quindi io vi porto in vi do uno squarcio, insomma, di un percorso da Roma a Viterbo del pontefice Pio II in occasione poi di una importante cerimonia che si svolse a Viterbo nel 1462. Credo che, data l'ampiezza dei temi trattati in questo convegno, in questa giornata, sarà necessario così accennare brevemente, molto brevemente, a chi è questa figura di Enea Silvio Piccolomini, poi Pio II, perché si tratta di un personaggio di interesse straordinario, un personaggio che, dunque, lui nasce a Corsignano da una famiglia aristocratica senese che era stata cacciata dal governo popolare. Studia il diritto, ha un grande amore per le lettere classiche ed è autore straordinario di opere importanti, quali per esempio i commentari, cui accennerò poi successivamente, che sono un'autobiografia del pontefice che vuole ispirarsi anche a Giulio Cesare, insomma, quindi ed è un racconto straordinario perché si tratta veramente di un grande letterato. Però ecco, qual è la vicenda? È una vicenda molto travagliata dal punto di vista politico-religioso, perché nel 1432, durante il pontificato di Eugenio IV, il futuro Pio II, cioè il Piccolomini, è a Basilea nel consiglio scismatico di Basilea e prende una posizione molto netta a favore del conciliarismo, cioè di tutto quel movimento che sosteneva che il concilio fosse superiore al Papa, ed è un movimento contro il quale appunto Eugenio IV si misura, dichiarando appunto il concilio di Basilea scismatico, e addirittura arriva il Piccolomini ad essere segretario dell'antipapa Felice V, che appunto era stato eletto dai conciliaristi di Basilea. Quindi abbiamo un personaggio quindi a margini proprio dell'ortodossia, no? E però poi una serie di altri episodi lo portano lentamente verso una abiura delle posizioni che il Piccolomini aveva preso in epoca precedente, e viene ordinato sacerdote soltanto nel 1447, e nel 1447 muore Eugenio IV e diventa pontefice Niccolò V, e nel 50 viene nominato vescovo di Siena. E poi Callisto III nel 56 lo nomina cardinale, quindi una rapida carriera curiale che poi lo porta nel 1458 all'elezione a pontefice. Ecco, questo tanto per mettere giù degli elementi cronologici che possono aiutare a comprendere questo personaggio. Ecco, dal punto di vista strettamente invece letterario e delle fonti, noi abbiamo questo strumento eccezionale che è i commentari, appunto quest'opera che è un'opera di un uomo straordinariamente libero dal punto di vista molto critico, molto anche ironico. Non dobbiamo immaginare un'opera diciamo solenne, paludata, cioè guardando dentro a quest'opera si trovano appunto una serie di spunti di estremo interesse che non accompagnano altrettanto altri pontificati.
significati, perché insomma, se noi così semplicemente vogliamo paragonare i commentari di Pio II con le opere storiografiche che ci raccontano i pontificati, che ne so, del suo anche collega e amico Niccolò V, se noi leggiamo il testo di Giannozzo Manetti su Niccolò V, capiamo subito che si tratta di un tono di racconto completamente diverso, molto meno ufficiale, molto più personale. Allora, comunque, andiamo verso il tema. Dunque il tema è banalmente, insomma, un percorso, un viaggio che Pio II intraprese da Roma a Viterbo nel 1462, perché a Viterbo c'è una straordinaria manifestazione, cui accennerò soltanto, però di grande importanza, che è la celebrazione del Corpus Domini nel giugno del 1462. È una manifestazione durante la quale viene esplicitata in maniera molto forte la concezione che Pio II aveva del potere temporale del papato, cioè nonostante si trattasse di una manifestazione di carattere religioso, come ovvio, però i contenuti di questa manifestazione, che si svolge dalla Piazza della Rocca fino alla Piazza del Duomo, con degli aspetti, dei momenti teatrali in cui vengono esaltate, insomma, proprio i poteri temporali del pontefice. C'è un momento di questa manifestazione molto importante, di questa cerimonia, in cui il Papa entra in una piazza, in uno spazio dove è allestito, sono allestiti degli angeli che volano, nel senso tirati su dalle corde, eccetera, in cui si dice: chi è questo re Pio? E si risponde che è Rex Regum et Dominus Dominantium, cioè re dei re e signore dei signori, dove si afferma con grande quindi forza, insieme a un'altra serie di punti, insomma, di questa manifestazione, il pieno potere temporale dei pontefici, che il pontefice delega poi ai vari sovrani, ai vari principi, ai vari signori che esercitano di fatto questo potere temporale nell'intera, insomma, in Europa, ma nel mondo in generale. Quindi il pontefice veniva da un'altra manifestazione, tra l'altro, che aveva avuto luogo sempre nel 62, nell'aprile del 62, che era la traslazione del cranio di Sant'Andrea, che veniva dall'Oriente e che venne portata, questa reliquia, solennemente a Roma, con una manifestazione in cui invece il Papa, che in questo caso è lui stesso che racconta appunto questa manifestazione nei commentari, racconta questo tour de force di pianti, devozione, flebat, insomma tutto è un testo molto retorico che racconta questa manifestazione, però questa manifestazione quindi è da Ponte Milvio raccontata, poi arriva a Santa Maria del Popolo e poi da Santa Maria del Popolo si introduce nella città di Roma e c'è questa processione che, dove appunto emerge, al di là di tutto questo aspetto religioso e molto, molto pesante della descrizione dello stesso pontefice, però poi ci sono dei punti che sono molto più leggeri. Voi sapete insomma, il Pio II aveva combattuto fortemente la fazione francese nel momento del conclave che poi appunto lo elesse pontefice, e il suo principale avversario era il cardinale de Stutteville, cardinale francese molto potente, nella descrizione. E allora che cosa avviene? Avviene che i cardinali che seguono naturalmente questa processione con questa reliquia, quindi venivano di seguito al Papa, chiedono di poter essere portati, di poter seguire la processione a cavallo. Perché naturalmente si trattava di un lungo percorso, c'erano dei cardinali anziani, troppo stanchi, eccetera.
E quindi invece il Papa non accetta la proposta dei cardinali e gli impone di andare a piedi, e ci sono delle scenette raccontate dallo stesso pontefice di questi cardinali, soprattutto quelli più vecchi, insomma, e lui infierisce nella descrizione sulla loro vecchiaia, sul fatto che fossero obesi, sulla gotta. E racconta questo soprattutto appunto il suo avversario, il suo ex avversario nel conclave, Guglielmo de Stutteville, che col peso della carne si trascinava a fatica dietro questa, insomma, a seguito di questa processione. E poi mentre invece del Carvajal, ma questo con un tono assolutamente ironico. Lui, cioè Pio II, racconta che nonostante fosse vecchio e ammalato, però leto tamen et vultu et animo iter totum orando confecit, cioè dice che tuttavia con il volto lieto e con l'animo lieto completò tutto quanto il percorso. Insomma, ecco, cioè, questi sono questi squarci polemici, insomma, nei confronti anche di avversari politici all'interno del mondo, insomma, dei cardinali. Ecco, quindi allora a metà tra questa processione che aveva dei significati religiosi importanti, anche questa del cranio di Sant'Andrea, perché significava sottrarre un'importante reliquia in Oriente, noi siamo nel 62, 9 anni prima era caduta Costantinopoli nella mano dei turchi, e poi c'era tutta questa preparazione della crociata da parte di Pio II, che aveva indetto la dieta a Mantova per cercare di mettere insieme le forze militari di tutte le potenze cristiane contro i turchi. E poi, come immagino voi sappiate, Pio II muore proprio nel 64 ad Ancona, mentre stava partendo per una crociata. Quindi questo tema della crociata attraversa tutto il pontificato, e questa processione quindi di Sant'Andrea aveva avuto appunto un significato di questo genere, insomma, no? Antiturco, eccetera. Quindi tra questa processione e quell'altra solennissima a Viterbo del Corpus Domini si colloca questo racconto, che però non viene dai commentari di Pio II, ma viene da una lettera mandata da Giovanni Pietro Arrivabene alla Marchesa di Mantova, e una parola soltanto sull'importanza di questa documentazione epistolare, di questi dispacci degli ambasciatori, perché presso la Curia romana vivevano alcuni ambasciatori che venivano dalle principali potenze, soprattutto italiane, e noi abbiamo conservato dei fondi diplomatici molto importanti a Milano, a Mantova, Siena, Venezia, insomma, ci sono questi fondi. Perché sono importanti queste fonti? Perché sono fonti tutt'altro che ufficiali, sono fonti anche un po' pettegole, se vogliamo, secondo anche la qualità del destinatario a cui erano rivolte. E quindi qui è Giovanni Pietro Arrivabene, appunto, che scrive alla Marchesa di Mantova in una lettera dell'8 maggio 1462, e racconta questo viaggio che lui segue il corteo del Papa, perché era come accompagnatore del cardinale Francesco Gonzaga, appunto mantovano. Erano 9 i cardinali che seguirono il pontefice in questo viaggio. Poi altri arrivarono in altri modi, in altri insomma, in maniera per conto loro, insomma, senza seguire tutto il corteo del Papa. Il Papa era anche sofferente, dormiva in una lettiga avvolto dalle lenzuola, e la sera
La sera si cercava ospitalità per passare la notte e si cercava ospitalità, un'ospitalità che doveva essere importante perché c'erano diverse decine di persone, 84 cavalli, perché per ognuno dei cardinali appunto ce n'era un numero notevole. E quindi non si poteva pernottare in un qualsiasi borgo. Infatti questo pernottamento della prima notte avviene a Campagnano, nel castello degli Orsini. E ecco, io vorrei leggervi a questo punto una di queste belle lettere questa lettera scritta da Giovanni Pietro arriva bene. E vediamo un attimo che cosa, come racconta, perché sono racconti molto freschi, molto liberi, voglio dire, che vengono fatti, e poi appunto secondo la curiosità anche del destinatario, no? Cioè il destinatario che gradisce determinati dettagli, anche un po' pettegoli se vogliamo, e ci sono invece dei destinatari che gradiscono delle informazioni più ufficiali. Illustrissima Madonna mia, a ciò che Vostra Signoria intenda e il progresso della Sanctitate del nostro Signore, il Papa, nel venire qua a Viterbo, li significo come Sua Beatitudine martedì passato se levò da Roma per poi le 9 ore, benché il dì innanti avesse fatto intimare per le 7 ore, insomma parte alle 9 invece che alle 7. Allora, e poi racconta ed elenca tutti i cardinali che andranno con lui, e questo io ve lo risparmio. Allora, all'entrare de Viterbo, poi si aggiungono altri due cardinali, cioè 7 erano andati con lui e 2 arrivano invece direttamente a Viterbo. A ciascuno cardinale erano deputati 12 cavalli. Quello giorno nostro Signore, con tutta la comitiva, disnoe, cioè lui ha pranzato, il Papa con tutta la comitiva, alle Frasche Longo da Roma, circa 9 miglia, cioè a 9 miglia da Roma si fermano per il pranzo. Ne creda, Vostra Signoria, che per non essere nel palazzo suo gli mancassero le comoditate suoe, cioè racconta che nonostante non fosse a palazzo si fa in modo che il Papa abbia tutte le sue comodità. Non dico del mangiare solo, ma facevasi portare drieto la sua lettiruzza, la sua piccola lettiga, e qui, extesi da cerco lenzoli, dopo mangiare, spoliato, si riposava aconzamente. Allora, cosa vuol dire? Che faceva buttare giù delle lenzuola sul prato, praticamente, e si riposava spogliandosi degli abiti, naturalmente, così, pontifici. Per 3 ore, quindi, si riposava, e questo ha servato continuamente in viaggio, quindi sempre questa abitudine di un riposo di 3 ore, il Papa era già sofferente e quindi aveva bisogno di una serie di accorgimenti per poter affrontare questo viaggio nella migliore maniera. I cardinali anche si riposavano sotto qualche ombra. La prima sera si alloggiò a Campagnano. Ecco, c'è questa sosta a Campagnano che è molto interessante, che è castello del reverendissimo Monsignore de Orsini, cioè c'era il castello degli Orsini che poteva evidentemente ospitare tutta questa comitiva, dove anche si ritrovò sua reverendissima signoria Longo de Roma, 16 miglia alla mesura de qua, cioè vabbè, a 16 miglia da Roma, che degli nostri credo siano più dei 20, questo fa riferimento alla differenza nelle unità di misura. E dicesi che nostro Signore non ha voluto venire per la via dritta per non passare nelle terre del Conte Averso, perché c'era Everso Anguillara, nemico, insomma molto ribelle nei confronti del papato, e quindi passa per Campagnano per evitare di doversi avvicinare alle terre di Everso Anguillara.
Ele è castello pur assai pieno, e avendo il reverendissimo Monsignor mio parla del Cardinal Gonzaga, perché lui era, diciamo, l'accompagnatore del Cardinal Gonzaga Mantovano. Dunque, avendo mandato lì a postare e loggiamento il dì innanzi, cioè loro avevano avvertito gli Orsini, sembra, soltanto il giorno precedente, quindi una cosa abbastanza estemporanea. Ricorrendosi al messo al protocollo, scusate, al protonotario di Ursini, che aveva questo impazzo de darli, e gli foe risposto che Monsignor non era, vabbè, insomma, tutta una serie di cose. Non è questo che poi mi interessa più di tanto. Allora, vediamo quando vengono accolti all'interno del castello. Dunque, vediamo che cosa avviene. Intanto c'è la cena davanti al cioè nel castello, tutti i cardinali, eccetera. E dopo cena, tutti i cardinali, eccetto Monsignor de Siena, che volse andare a dormire, andorono a palazzo qui. E qui non creda vostra signoria che facessero reverenzia a nostro Signore, né che vedessero che già erano andato a letto. Allora, praticamente cosa succede? Succede che il Papa, stanco, insieme al cardinale Senese, cioè al suo nipote, vanno a letto e rimangono in una sala gli altri cardinali. Allora, vediamo un attimo. Perché questo è un punto abbastanza divertente. Allora, scusate un attimo, scusate un attimo. Ecco, allora, questi altri cardinali stettero in una sala fin passata una ora di notte a ballare insieme con altri prelati e persone di casa del Papa. Quindi c'è questa danza dei cardinali che si divertono la sera a Campagnano con altri prelati e persone, insomma, del seguito del Papa. Secondo me ha detto persona che lì era, cioè gliel'ha raccontato una persona presente, un testimone oculare, e facevano dei gran salti. Secondo che anche hanno fatto tutti questi dì in campagna. Quindi praticamente un'atmosfera molto gioiosa, molto giocosa, che anche attraversando la campagna, questi cardinali, che erano cardinali spesso anche molto giovani, insomma, si comportavano in maniera allegra. Era certo cosa di gran piacere e molto bene si accomodavano all'essere al luogo. All'essere del luogo, cioè loro si adattano bene e si divertono. La mattina seguente si disnoe de nepi, e quindi c'è di nuovo un'altra sosta a Nepi, e poi a Soriano, e come sembra, insomma, ogni volta questi cardinali la sera, quando il Papa non vede, perché il Papa non avrebbe accettato questa festa danzante, ovviamente, dei cardinali, loro si divertono, insomma. Ecco, tra questi cardinali, peraltro, il più così, quello che lancia questa idea delle danze è uno che non conosciamo bene, cioè il cardinale Borgia, Rodrigo Borgia, che poi diventerà Alessandro VI, di cui, insomma, credo che non c'è bisogno di raccontare poi tutte le prodezze, insomma. E quindi c'è un atteggiamento, diciamo, così, molto, 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 molto poco appropriato ad un gruppo di cardinali. E c'è un commento l'arrivabene fa, perché ecco, c'è dietro tutto questo racconto la persuasione anche che la destinataria, che è appunto la Marchesa di Mantova,
gradisce anche un atteggiamento di critica nei confronti di queste abitudini dei cardinali, perché a un certo punto dice che l'arriva bene commenta che la continenzia è stata lasciata a Roma e che appunto questa atmosfera che si è creata così molto giocosa, molto, non soltanto nel ballo, ma anche poi nei piaceri di questi pranzi in campagna, eccetera, cioè ci danno un segno di una dimensione molto diversa rispetto a quella ufficiale, perché poi appunto vi ripeto, questa manifestazione, questo viaggio, voglio dire, si colloca tra due manifestazioni che erano state molto diverse, cioè manifestazione appunto del religiosa, anche politica, insomma, della cerimonia del cranio di Sant'Andrea portato a Roma e sottratto ai turchi, e poi questa manifestazione appunto che molto importante perché è la più importante del pontificato e avviene a Viterbo del Corpus Domini, in cui però al di là degli aspetti religiosi veramente si gioca una concezione politica di un papato che afferma appieno la pienezza della sua autorità spirituale su qualsiasi altra autorità terrena. Ecco, io mi fermo qui, vi ho portato così a fare una piccola gita attraverso il Viterbese e la stagione era simile a questa, quindi una stagione pre-estiva, ed è tutto, insomma. Questo è quello che vi racconto della Tuscia. Grazie Anna per il tuo intervento Prego. e per averci raccontato e fatti vedere questo viaggio di Pio II anche senza proiezioni, senza immagini. Grazie ancora. Magari ce l'avessi. E quindi prima di dare la parola ad Enrico adesso, a cui chiedo di pazientare qualche minuto, darei invece la parola al direttore del Visto, Saverio Ricci, che porta quindi il suo saluto. Prego Saverio, e grazie. Buongiorno a tutti, mi dispiace davvero tanto, mi rincresce di non aver potuto partecipare all'inizio di questi lavori per una serie di problemi personali e di poterlo fare soltanto adesso e davvero in modo interstiziale, poiché subito dopo averlo fatto e anche di questo vivamente mi scuso, dovrò di nuovo lasciarvi. Mi dispiace non aver potuto salutare il prorettore e il collega Fiorentino. Sono molto lieto di questa attenzione istituzionale verso il secondo dei seminari che sono stati organizzati da De Vincentis, De Vincenzo, Gilda Nicolai, Pastura e Paolo Procaccioli su questo tema molto accogliente: qual era lo stato delle ricerche prima dell'emergenza, qual è lo stato delle ricerche in questo contesto molto particolare, quali prospettive di studio abbiamo davanti a noi. E ancora una volta il programma di oggi mi pare che confermi l'importanza di questo territorio storico, la Tuscia, che voi venite affrontando su distanze cronologiche, su gittate cronologiche molto lunghe, molto complesse, e su piani vedo particolarmente anche questi complessi. È bene che si lavori in modo interdisciplinare, è bene che gli approcci siano diversi. Vedo partecipanti a questa tornata del seminario colleghi di diverse aree scientifico-disciplinari del mio dipartimento e non solo, e di questo sono particolarmente lieto. Vorrei che si confermasse questa attenzione plurivoca e da punti di vista diversi nei confronti di particolari ricerche, e sottolineo l'importanza, tra l'altro, del nucleo di ricerche attorno alla Tuscia Farnesiana, che per stimolo di Paolo Procaccioli si sta avviando verso una fase incipiente di realizzazione. Mi ha fatto molto piacere che nell'ultimo consiglio del nostro dipartimento si sia potuto varare il laboratorio promosso da Salvatore De Vincenzo, che è aperto ad altre aree, ad altri dipartimenti,
agli studiosi dell'Ateneo che vorranno contribuirvi. Allora, grazie molte per questo vostro impegno, grazie ai relatori, vivissime scuse per non poter essere con voi tutto il tempo, come mi piacerebbe moltissimo fare, soprattutto per rapporto a ciò a cui mi devo invece dedicare, che è molto più, diciamo, burocratico, sebbene a distanza, come potrete notare, vi parlo da casa mia. E allora, tanti affettuosi saluti e molti auguri di buon lavoro. Caro Saverio, grazie per le tue parole e per il tuo apprezzamento, grazie ancora. Do a questo punto la parola ad Enrico Parlato. Noi ci spostiamo un po' più avanti nel tempo e quindi passiamo dalla storia adesso alla storia dell'arte. Prego Enrico. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente intanto volevo dire che forse, come dire, io sono, come dire, relatore per caso, non ho capito bene il senso del seminario, o almeno l'ho interpretato a modo mio, nel senso che in fondo mi sono posto, pensando soprattutto che queste conferenze sono seguite da moltissimi studenti che saluto molto volentieri, e dire come si studia, come si fa ricerca nel momento del Covid e del post-Covid, cioè quando siamo chiusi in casa, quando diciamo le risorse normali, biblioteche, archivi sono non disponibili o disponibili col contagocce. Dunque, quindi questo il mio riferimento casuale, voglio dire, non è un metodo, oggi è stato uno, andare a cercare un libro di un testo di erudizione ottocentesca, Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, una grande miniera ricca di informazioni da verificare, attenzione, e quindi mi può avere tratto in inganno, e poi un grande vantaggio della storia dell'arte. La storia dell'arte è la disciplina dei curiosi, quindi ci possiamo muovere, possiamo andare in giro, e quindi ho deciso di andare a Canino, perché sono più o meno a un tiro di schioppo peraltro, quindi molto molto vicino, però questo per dire a tutti gli studenti che sono interessati, andiamo in giro, guardate con curiosità quello che avete distrattamente osservato perché era proprio sotto casa, e si possono fare delle scoperte, si possono fare degli studi, possono essere oggetto di delle vostre tesine, tesi di laurea, cioè c'è un materiale molto molto ricco che non bisogna assolutamente, assolutamente sottovalutare. Questo era il senso di questa mia erratica e anche un po' avventurosa relazione, perché mi sono poi buttato su un terreno che non è esattamente il mio campo di studi, però, come dire, viva l'avventura, è un elemento, diciamo, l'avventura è sempre importante nel tempo della ricerca, essere anche un pochino imprudenti può essere utile. Dunque, entro subito nell'argomento di cui ho cambiato il titolo, perché esplorare il territorio, esplorare la Tuscia e anziché pittura ho aggiunto arte e collezionismo a Canino in età neoclassica. Quello che vedete sullo sfondo è una pianta della Tuscia, un particolare della Galleria delle Carte Geografiche al Belvedere a Roma, quindi siamo negli anni 70 del 500, e qui vedete appunto Castro, la parte occidentale del Ducato Farnesiano, e se aguzzate gli occhi potete vedere anche Canino e altri centri, e poi noterete anche il Lago di Vico, cioè il territorio su cui, diciamo, si trova la nostra università. Ora, gli studi sul territorio, da un punto di vista personale, sono stati studi, diciamo, anche che mi hanno formato, nel senso che qui vedete sullo schermo a sinistra una scheda OA, la scheda cartacea. Ora, questo è stato un grande sforzo portato avanti negli anni 80, che forse non è poi arrivato al suo compimento, cioè di controllare, di studiare tutto il patrimonio disperso sul territorio. Dall'altro, forse una delle sue applicazioni più efficaci, cioè la copertina dei manuali del territorio, cioè queste ricerche che sono state coordinate da Bruno Toscano, che hanno fatto sì che il territorio umbro sia veramente
conosciuto in maniera capillare. Ora, questa è un'esigenza, appunto, la conoscenza del territorio, che adesso diventa ancora più urgente perché purtroppo in questo momento le soprintendenze territoriali si sono ritirate, non sono più presenti come lo erano un tempo, e quindi credo che tocca a noi come università, a noi come studenti che fanno ricerca, che esplorano appunto il territorio, andare a studiare, a fotografare e a riprendere queste cose. Naturalmente questa relazione molto deve a queste ricerche. Vorrei ricordare appunto il centro di catalogazione dei beni culturali di Viterbo, che era un tempo allocato presso la provincia di Viterbo, che negli anni 80-90 è stato un punto molto importante di ricerca e di conoscenza del territorio, anche naturalmente i lavori fatti da quella che era la soprintendenza territoriale, da cui ho tratto molti dei materiali qui presenti. Ora, Canino l'ho scelto, è un luogo farnesiano e quindi c'è un link con le proposte di Paolo Procaccioli, che ha parlato all'inizio di questa giornata, e di questo però parlo di Canino in un momento in cui Canino non è più farnesiana, anzi forse bisogna chiedersi cosa succede a questi territori dopo la fine del Ducato di Castro, 1649. Bene, e qui mi riallaccio alle informazioni da verificare, sottolineo, che aggiunge Moroni, che segnala che questo territorio intanto viene ripreso dalla Camera Apostolica, quindi amministrato direttamente dallo Stato Pontificio, ed è affidato sostanzialmente a dei gestori, e i soldi ci sono, però, perché questo è, come dire, il polmone, e qua mi butto su argomenti che non sono di mia competenza, è il polmone agrario dello Stato Pontificio, produzioni granarie, ma anche produzioni industriali. Per esempio ho scoperto che veniva lavorato il ferro proveniente dall'isola d'Elba, quindi c'era un'attività economica che funzionava. Cioè la fine del Ducato di Castro non ha significato tutto questo, e questo si vede appunto sull'argomento che su cui volevo partire. Questa è una foto di Canino sulla sinistra su Google Maps, e quella invece a destra è la pianta del catasto gregoriano, quindi siamo negli anni 30 dell'Ottocento. Ora, qui volevo vedere appunto questo intervento sulla freccia, cioè la costruzione della nuova collegiata, che si capisce molto bene che viene a cambiare completamente l'assetto urbano di questo abitato, perché se vedete qui, questa è la zona più antica, la rocca, cosiddetto Castelvecchio, e qui l'abitato finiva e cominciava il borgo farnesiano, e qui, da quanto dice Moroni, c'era una fortificazione e che viene abbattuta appunto per fare posto a una chiesa, per trasformarlo, come è poi successo, quello che era un limite, nel centro di una città. Quindi vedete che le opere architettoniche naturalmente ci servono anche a capire dei fenomeni. Un centro che cresce, che decide di, anziché aprire le mura ed espandersi, quindi è un segno importante. Ecco, questa è appunto la collegiata, i cui lavori iniziano nel 1788 o nell'86, devo dire che ho un qualche dubbio, ma sostanzialmente sono finiti nel 93 e il progetto è opera di Giuseppe Camporese, di cui dirò qualcosa a breve. Ora, questa è appunto, vedete, l'iscrizione che ci dice una cosa importante, cioè ci dice Universitas Canini, cioè chi è che ha pagato? È quello che potremmo definire, è stato pagato dal comune di Canino. Quindi in qualche modo si muove del denaro, ci sono dei soldi, si vuole fare un progetto di
chiamiamo di riqualificazione urbana, spostando completamente il centro di questo paese. E qui vediamo il quadro, quel quadro di Vicar che vi ho mostrato brevemente all'inizio, su cui poi ritorneremo, in cui vedete proprio, è data al 1815, vedete appunto la chiesa, la collegiata finita, nella una visione che diciamo non è molto diversa dalla situazione attuale. Ecco, cos'è la collegiata, chi è brevemente Camporese, e qui naturalmente un'apertura molto rapida su questioni architettoniche. Camporese appartiene a una dinastia di architetti, era architetto suo padre Pietro Camporese, suo fratello, suo figlio, soprattutto voglio dire lavora poi insieme a Valadier, quindi è molto ben inserito nel mondo architettonico romano. E qui vediamo un passaggio prima della fase rivoluzionaria, del momento diciamo in cui abbiamo la Roma repubblicana e la Roma amministrata dai francesi, e poi vedremo anche il seguito, perché naturalmente questa vicenda sul, che ho chiamato forse impropriamente, sul neoclassico a Canino ci porta proprio in questa dimensione. Ora appunto qui vediamo, se guardiamo dei dettagli, appunto questi elementi in cui sì, l'architettura ritorna a cosa? A dei modelli rinascimentali, ai modelli Vignola. Notate il timpano spezzato, il timpano curvilineo, tutte soluzioni che sono soluzioni che possiamo definire neocinquecentesche, cioè vi vanno a riprendere i modelli dell'architettura rinascimentale, così come questa foto, una vecchia cartolina dell'interno, naturalmente ci fa capire questo rapporto navata unica, navate laterali che si innestano su una crociera molto importante, in cui ci sono tutti questi elementi, notate l'ordine ionico che è presente, che ci fanno vedere appunto qual è l'orientamento, cioè si va, come dire, contro il barocco per intenderci, si ritorna all'ordine, e poi vedremo appunto questo paesaggio, passaggio al neoclassico. Questo lo esemplifico proprio con un esempio minimo, parlando appunto delle vicende di quello che succede con l'arrivo di Camporese. Prima appunto quelle che sono le sue opere nel territorio, qui Canino a confronto con la collegiata di Soriano, notate qui la trabeazione dorica, cioè questi elementi di nuovo che ritornano, Vignola, i cinque ordini architettonici. Per ricordate, Vignola è l'architetto del Palazzo Farnese di Caprarola, per intenderci, di molte committenze farnesiane sul territorio, ma poi cambiamento di genere, appunto il nostro Camporese viene impegnato in queste architetture utopiche. Vedete, questo è un dipinto di Gianni che ci mostra l'altare patrio a Piazza San Pietro, allestito ovviamente provocatoriamente nel 1798 con queste appunto gigantesche colonne doriche. Quindi vedete, quello che era l'architetto dei palazzi pontifici naturalmente è attratto dalle, come dire, dalle utopie rivoluzionarie, almeno sul piano architettonico. Adesso rimaniamo però nella fase pre-rivoluzionaria, e abbiamo visto la collegiata e quelli che sono i dipinti che vengono inseriti nel presbiterio proprio per la nuova chiesa. L'altare maggiore è di Domenico Corbi, Tommaso Conca, vedremo, viene allogato la tela sull'altare sinistro, e a Marcello Leopardi quello destro. Questo è appunto quello che vediamo, cioè vedete solo l'altare maggiore, questi sono i tre altari, peraltro vedete distribuiti, in cui l'ordine gerarchico liturgico, naturalmente il transetto sinistro che è in corno epistola, è quello più importante, l'altare maggiore viene affidato all'artista più importante, Domenico Corvi, poi a Tommaso Conca quello del transetto sinistro, cioè in corno epistola, e al pittore forse meno conosciuto, Marcello Leopardi, quello minore. Ora, questi dipinti soprattutto sono stati messi in evidenza e studiati per la prima volta da
da Italo Faldi, che veramente è stato un grande esploratore delle arti sul territorio viterbese, sul territorio della Tuscia, e quindi va ricordato veramente il suo contributo. Comincio brevemente da Tommaso Conca, anch'egli figlio d'arte, partecipa di una dinastia di pittori di provenienza, vengono da Gaeta, in cui vedete questo trionfo dell'Eucarestia, però naturalmente c'è questo elemento molto, diciamo, compositivo, molto chiaro, molto evidente, che poi termina appunto con questi angeli che espongono l'Eucaristia, ma questo ci porta a capire qual era la sua formazione, dove si è formato, il grande cantiere della decorazione settecentesca di Villa Borghese, in particolare la sala egizia è molto, molto importante, e questo è stato un po' un cantiere, peraltro frequentato anche da Domenico Corvi. Ecco, Marcello Leopardi è quello che vi dicevo, forse quello meno noto, è un pittore anche probabilmente marchigiano, ma non è sicuro, è morto, ha lavorato molto a Perugia e poi dagli anni 80 in poi a Roma, e questo dipinto l'ha realizzato a Roma. Ora qui vedete firmato Marcello Leopardo, dipinse Roma 1791, quindi non ci sono dubbi. E il confronto con il dipinto di destra e l'Assunta di Annibale Carracci a Roma, a Santa Maria del Popolo, naturalmente ci fa capire questa, come dire, ritornare ai modelli, a quelli che sono stati i punti di partenza per il classicismo barocco. E la diapositiva qua è bruttarella, però vedete queste figure, appunto il Battista e San Cristoforo, inseriti nel paesaggio, di nuovo l'esperienza carraccesca che viene ripresa e, come dire, viene a confluire verso il momento neoclassico, e carissimo in Leopardi. Ora vi segnalo poi il dipinto più importante e più significativo, è quello proprio di Domenico Corvi, pittore viterbese, con questo appunto il trionfo dell'agnello mistico, no? L'apertura del settimo sigillo, riferito evidentemente a San Giovanni Evangelista e alla visione, all'Apocalisse di San Giovanni, anche qui firmato e datato, quindi non abbiamo dubbi. E anche qui vedete questo appunto barocco che diventa, nelle azioni, nei gesti, negli affetti, diventa estremamente chiaro, evidente. E anche qua, diapositiva, scusate, fatta in casa, e si vede nella visione dell'agnello mistico. E qui appunto vediamo il nostro, appunto in questo autoritratto, dove notate i modelli, in particolare a destra la Venere Medicea, cioè l'oggetto principale conservato nella tribuna degli Uffizi, quindi il riferimento all'antico ci fa capire dove, in che direzione va. Oppure, per esempio, in questa allegoria di Roma, dove, se guardate il basamento, notate che quella figura in basso, la vedete, appunto, è una citazione evidente dalla Dacia Capta, appunto conservata nei Musei Capitolini. E quindi vedete come la tradizione, rimando all'antico, è quello che porta poi a riconvergere verso il momento neoclassico, tenendo presente appunto la presenza di David a Roma proprio in questi anni, e che risulta anche chiaro nelle ultime opere di Domenico Corvi, appunto l'Elemosina di San Tommaso di Villanova, che si trova alla Trinità di Viterbo, in cui appunto questo momento, diciamo, di classicismo barocco si, come dire, raffredda, si stilizza moltissimo, e questo ci fa capire un po' il percorso di Corvi. Ora utilizzo gli ultimi minuti rimasti, pochissimi, alla velocità del suono, per ricordare che Canino è legato a Luciano Bonaparte, principe di Canino e di Musignano. E quindi qui vediamo appunto sia Canino e Vulci come luogo di scavi fatti anche a fini, diciamo, come dire, di lucro,
fondamentalmente, ma di circolazione di artisti, di idee che vengono da Roma, ma anche da fuori Roma. Questa è la cappella, quella cappella Bonaparte, con appunto il monumento a Luciano di Luigi Pampaloni del 46, e qui soprattutto i monumenti alla prima moglie di Luciano, di Francesco Massimiliano Laboureur. Quindi siamo appunto in pieno gusto neoclassico, come si capisce da questa figura seduta sopra un sarcofago strigilato, o anche, se guardiamo questo dettaglio, questo modo di raffigurare appunto questa figura, la deceduta, questa figura dolente, ma questi sentimenti che sono appunto sempre controllati, sempre evitano elementi di patetismo estremo. E anche arriviamo appunto a quelle le opere di, lasciate da Luciano Bonaparte, che è stato un collezionista, se posso dirlo rapidamente, anche una persona che ha vissuto al di sopra dei propri mezzi, quindi ha collezionato e poi ha dovuto vendere tutto. Però qualcosa, per fortuna, da questa diciamo accumulazione rapida e dispersione si è salvato. Appunto, nella collegiata di Canino, per esempio, c'è questo ritratto di Jean-Baptiste Vicard di Pio VII. Probabilmente è una replica autografa rispetto a un originale più antico, però è un dipinto, come si vede da questi dettagli, di grande qualità. Nel volto del pontefice Pio VII, col quale Luciano Bonaparte aveva avuto un rapporto molto stretto, a cui doveva appunto la nomina principesca, in polemica col fratello Napoleone, ovviamente. E qui volevo farvi vedere però i rapporti, appunto il ritratto di Pio VII che si trova a Perugia, che naturalmente ci può far vedere le differenze di qualità che sono state messe in evidenza appunto dalla studiosa di Vicaro, ovvero Maria Teresa Caracciolo. E quindi appuntamente il rapporto con i disegni preparatori per questo dipinto, appunto la figura del pontefice, lo studio nudo del pontefice seduto, o questo ancora più definito, che ci fanno vedere appunto come questo controllo di questo Vicard, che è stato pittore, grande disegnatore, grande collezionista anche di Raffaello, è un personaggio molto importante, e ci fa vedere questa dimensione cosmopolita che appunto caratterizza la Roma di fine Settecento e di primo Ottocento. E qui il ritratto di Charlotte Bonaparte, sempre di Vicard, di cui vedete appunto era la figlia di Luciano e della sua seconda moglie, e qui vedete appunto in questo dettaglio la famiglia dei Bonaparte, diciamo appena fuori le mura di Canino, e qui appunto un disegno preparatorio che ci mostra meglio la dimensione. Da questo però, dicevo, questi dipinti commissionati da Luciano. Adesso ultimi minuti per segnalarvi alcuni dipinti che sono appunto collezionati da Luciano, probabilmente durante il suo viaggio a Firenze nel 1812. Questi due tondi, probabilmente di Domenico Alfani, sono chiaramente opere di carattere manierista, di appunto proprio della prima maniera fiorentina. Questo risulta molto, molto evidente, che appunto attraverso queste vicende collezioniste, grande dispersione di beni, sia di privati che beni ecclesiastici, durante il periodo rivoluzionario, sono approdati a Canino, insieme anche a questa tavola di Mariotto Albertinelli, anch'essa di provenienza fiorentina. Siamo probabilmente attorno al 1510, i primi anni del Cinquecento, e questo si capisce anche dal confronto con quest'altra opera che è conservata al Museo di San Marco, che ci fanno appunto vedere questo gusto, appunto questo orientamento, peraltro di gusto di un Rinascimento, come dire, un po' prima di Raffaello, questo soprattutto nel caso di Mariotto Albertinelli, in cui naturalmente il gusto collezionistico
va insieme anche col gusto artistico, con lo sviluppo dei movimenti del purismo e di altri fenomeni ottocenteschi. Concludo quindi con queste, appunto, con queste immagini perché sono appunto quelle che ci permettono di capire la varietà del territorio, l'intreccio di personaggi che vengono di qua e di là. Ricordo che anche Stendhal, seguendo Luciano, è approdato a Canino e quindi l'avventura continua. Vi ringrazio, grazie. Grazie Enrico per il tuo intervento involontario, che è stato comunque molto apprezzato, e cedo la parola all'ultima relatrice, che è Gilda Nicolai, che ci parlerà delle ricerche genealogiche negli archivi della Tuscia. Prego Gilda. Allora, grazie e ben trovati a tutti. Io oggi, allora, nel seminario della scorsa. Eccola qua. Un po' di suspense che non guasta mai. Dunque, vi dicevo, vi parlerò delle ricerche genealogiche che possiamo effettuare utilizzando gli archivi della Tuscia. Nell'arco della propria vita, ciascuno di noi viene colto dall'interesse di sapere qualcosa in più sui propri ascendenti, no? E quindi tutti svolgono in piccolo o in grande una ricerca sulle origini della propria famiglia. Merita ricordare che queste ricerche non vengono effettuate solo per pura conoscenza, cioè anche una conoscenza personale, ma hanno anche delle ricadute pratiche, come per esempio la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana da parte dei discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero. Oppure si sta sviluppando nell'ambito del turismo una sezione di nicchia che è proprio il turismo genealogico. E quindi interessa comunque la ricerca genealogica. La genealogia non interessa soltanto i veri professionisti del settore, ma comunque è complementare a molte altre scienze, quali possono essere la storia, la geografia, l'araldica, l'archivistica e la biblioteconomia. A volte ci si chiede, no, perché fare ricerche genealogiche? La ricostruzione della genealogia familiare è la strada più personale per ritrovare il nostro posto all'interno di un processo storico più ampio che va oltre, la nostra vita e la nostra esperienza, diretta. Il fenomeno della ricerca genealogica è un fenomeno in crescita. È stato fatto uno studio sugli archivi britannici e gli archivi francesi in cui si è visto che, per esempio, per quanto riguarda gli archivi britannici, questo tipo di ricerca rappresenta l'80% degli utenti, che vanno in archivio. Anche nel nostro paese, anche se non sono presenti delle statistiche attendibili, certamente è un fenomeno di proporzioni più ridotte, ma che tende ad aumentare. In questa relazione ho voluto affrontare il tema della genealogia, proprio anche in relazione ai mesi trascorsi, ai mesi di chiusura, no? Perché in realtà le ricerche genealogiche non si sono mai fermate e gli istituti che conservano archivi hanno continuato a ricevere richieste di studiosi che chiedevano notizie sul proprio ramo familiare. E quindi da qui mi è venuta l'idea appunto di affrontare questo tema della genealogia. Da dove cominciare in una ricerca genealogica? Prima di affrontare la vera e propria ricerca di archivio, sicuramente possiamo iniziare da quello che troviamo in casa. Per esempio, un cassetto di fotografie, un album di fotografie, no? Che sono testi iconici della memoria in grado di raccontarci tante storie. Accanto ovviamente alle raccolte fotografiche di famiglia esistono poi gli archivi dei fotografi, che però sono sicuramente fonti di grande interesse e utilità per le ricerche genealogiche, ma spesso sono sprovvisti di tutti quegli strumenti di corredo che ci consentono di contestualizzare la foto e di avere poi elementi indicativi sulla foto stessa. Vediamo come diciamo, si può svolgere, no? Una ricerca genealogica. Allora, innanzitutto, se noi, per esempio, a volte chiedo agli studenti, vi è mai venuta la curiosità di una ricerca genealogica? Alcuni sì, altri no. Come facciamo una ricerca genealogica? Già, diciamo, se chiediamo dati sui bisnonni, cominciamo ad avere qualche difficoltà.
Quindi intervistare parenti anziani può essere per esempio utile per recuperare nomi, date, informazioni sui propri antenati. A questo proposito vi ho segnalato qui un progetto nazionale che si chiama Memoro e è una banca dati della memoria in cui appunto troviamo varie testimonianze di persone anziane che raccontano i loro trascorsi in determinati contesti. Un'altra ricerca che vi ho voluto inserire perché questa ricerca la feci nel lontano 1996 quando ero studentessa a Beni Culturali e il professor Osbat nell'esame di storia moderna ci diede come ricerca di andare nel cimitero della nostra città e descrivere le lapidi più antiche del cimitero. Perché questo? Perché anche le lapidi ovviamente ci danno, e i registri cimiteriali, ci danno informazioni, nomi, luoghi, date, che possono poi tornarci utili. Vediamo ora come svolgiamo la ricerca vera e propria. Partiamo dal presupposto che la ricerca genealogica può portarci anche molto lontano, no? Perché dipende dove si sono spostati i nostri antenati. Quindi dobbiamo essere innanzitutto disposti a muoverci, dopo vedremo forse con gli strumenti tecnologici in maniera minore, ma comunque diciamo, serve una certa mobilità. Dobbiamo avere un minimo di predisposizione alla lettura di documenti del passato. E poi dobbiamo avere anche una macchina, una buona macchina fotografica o un buon cellulare, ma soprattutto dobbiamo organizzare in maniera corretta il materiale che raccogliamo, quindi una classifica adeguata per non incorrere in un fraintendimento, dei dati raccolti. La ricerca dei dati anagrafici di una persona deve partire da riferimenti geografici di tempo e di relazioni parentali, quindi genitore, coniuge, figlio. Procedendo sempre a ritroso per evitare di incorrere in errori come per esempio l'ambiguità o omonimie. La raccolta dei dati iniziali, costituisce la chiave di successo per poi ricercare le informazioni utili. Dove possiamo recuperare poi le fonti? Allora, le fonti più immediate sono quelle dell'anagrafe e dello stato civile. In generale, tutte le fonti conservate all'interno degli archivi comunali. Le registrazioni conservate negli archivi parrocchiali e poi varia documentazione che vedremo conservata negli archivi di Stato. Lo stato civile riguarda le registrazioni di nascita, morti e matrimoni, mentre l'anagrafe riguarda più i movimenti della popolazione, quindi le residenze e i relativi mutamenti, censimenti, immigrazioni ed emigrazioni. Quindi quello che viene consigliato è sempre di partire, di iniziare le ricerche dal comune di origine. Gli atti dello stato civile costituiscono quindi una fonte seriale primaria per intraprendere queste ricerche anagrafiche e genealogiche. E possono contenere anche dati significativi dal punto di vista sociale, come per esempio la professione esercitata dai genitori o anche il grado di alfabetizzazione, no? Che si evince attraverso la firma. Questi atti vengono introdotti nel 1865 nella nostra area dopo il 1870. Abbiamo ovviamente atti dello stato civile che arrivano fino ai giorni nostri, ma dal 2000 questi registri non vengono più trascritti in registri cartacei, questi dati, ma troviamo dei registri informatici. Prima dell'istituzione dell'anagrafe comunale, i documenti più importanti per una storia genealogica sono quelli definiti libri o registri sacramentali, che vengono conservati abitualmente presso gli archivi parrocchiali o gli archivi diocesani quando i parroci hanno depositato in quest'ultima sede i loro archivi. Questo per esempio è avvenuto per il caso della diocesi di Viterbo e della diocesi di Bagnoregio, che oggi sono conservati presso il centro diocesano di documentazione di Viterbo. L'obbligo della tenuta di questi libri sacramentali venne sancito dal Concilio di Trento, quindi siamo a più o meno alla metà del 1500 e vengono diciamo applicati non in maniera omogenea per tutte le aree.
Questo dipendeva ovviamente dall'attività poi del vescovo. Per l'area viterbese vengono applicati immediatamente, anzi abbiamo anche dei casi in cui i libri sacramentali vengono scritti anche prima del Concilio di Trento. Poi abbiamo successivamente per il codice di diritto canonico del 1917 che impone cinque libri sacramentali, battesimo, cresima, matrimonio, morte e gli stati delle anime, mentre il codice del 1983 prescrive la tenuta di tre registri sacramentali, il battesimo, il matrimonio e la morte. Gli altri sono demandati alla volontà del vescovo della diocesi oppure alle conferenze episcopali. Ovviamente la genealogia si avvale molto di questi registri per ricostruire la storia delle famiglie, l'origine, la discendenza, gli spostamenti, il formarsi, aggregarsi e sciogliersi di nuclei familiari, la nascita e spesso il decesso di nuovi membri di una famiglia, lo svilupparsi di nuove diramazioni di una discendenza, fino all'identificazione del più antico capostipite. Ricostruibile dai documenti. Ovviamente da tutti questi libri sacramentali il ruolo centrale lo svolgono i libri di battesimo, poi i libri dei matrimoni e i libri di morte. A questi vanno aggiunti gli stati delle anime, che sono una sorta di censimento ante litteram. I parroci, durante il periodo pasquale, giravano le case della loro parrocchia e quindi girando le case della loro parrocchia, effettuavano un censimento dei vari nuclei familiari che erano presenti. Gli stati delle anime sono ovviamente registri preziosissimi per chi si occupa di demografia storica, perché vanno a indicare numericamente la presenza di persone e poi descrivono anche la professione e anche lo stato sociale. Ovviamente per fare una ricerca sui registri sacramentali bisogna sapere la parrocchia in cui la persona è stata battezzata oppure si è sposata oppure è morta. E non è sempre semplice perché una persona può essere battezzata in una parrocchia ma sposarsi in un'altra, battezzare i figli in un'altra ancora e diciamo essere, avere il funerale in un'altra ancora. E quindi bisogna un po' ricostruire tutti questi movimenti all'interno di un territorio oppure anche extra territorio. Gli atti di nascita di solito riportano il nome dei due genitori conosciuti e l'annotazione successiva del matrimonio, dei matrimoni e del nato battezzato. Ovviamente gli atti di matrimonio indicano i rispettivi genitori dei coniugi e quindi, appunto, come vedete, sono ricerche che si vanno sempre a intersecare tra loro. Il Centro Diocesano di Documentazione di Viterbo conserva molti archivi di parrocchie urbane ed extraurbane. Alcuni di questi archivi conservano registri di battesimo risalenti più o meno agli anni del Concilio di Trento. Vedete appunto il più antico registro di battesimo è della parrocchia di San Giovanni in Zoccoli e del 1564. Ma la particolarità diciamo dell'area viterbese è che troviamo dei registri antecedenti al Concilio di Trento, come per esempio questo del 1520, che era della parrocchia di San Giovanni degli Almadiani, che è conservato presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti. E questo probabilmente per le vicende legate alle soppressioni. Riassumendo, possiamo dire che in un atto di battesimo noi troviamo il giorno, mese e l'anno, il nome della Chiesa, troviamo il nome del figlio legittimo, troviamo il nome dei coniugi, il giorno della nascita, il nome del parroco e il nome del padrino e della madrina. Successivamente, nei registri seicenteschi, si aggiunge anche il nome dell'ostetrica e il nome del priore. Nei registri invece dei defunti troviamo informazioni più scarne che si vanno mano a completare alla fine del Cinquecento. Quindi all'inizio troviamo soltanto il nome del defunto, la professione del genitore, per esempio se esercitava una qualche arte liberale, la data della morte e l'età del defunto soltanto nel caso in cui sia un bambino, perché invece nel caso degli adulti solitamente non è indicata.
Successivamente si aggiungono anche la residenza del defunto o dei genitori, la presenza di testimoni e il luogo di sepoltura. Nel caso, per esempio, di San Giovanni in Zoccoli, le chiese limitrofe, quindi la chiesa di Santa Maria della Trinità o di Santa Maria della Verità. Altre fonti che si possono consultare, e diciamo conservano numerose fonti collaterali, è la documentazione conservata all'interno degli archivi di Stato. Che tipo di documentazione possiamo consultare in questo caso? Per esempio gli estimi. Gli estimi che sono atti del XV-XVIII secolo, in cui venivano elencati i beni del proprietario e il loro valore di rendita, con la menzione dell'eventuale livellario e la cifra che egli doveva al proprietario. Erano ovviamente registri che venivano fatti principalmente per scopi fiscali, ma, per la riscossione delle tasse, ovviamente, ma sono molto importanti per la ricerca genealogica perché consentono di scoprire la consistenza patrimoniale della famiglia, in un periodo anche storico in cui le fonti, sono poco presenti. Altra, documentazione, che possiamo, analizzare sono i catasti, che sono, appunto composti da registri mappali e registri tabellari. Questi non li troviamo soltanto negli archivi, di Stato, ma li possiamo trovare anche negli archivi diocesani, no? E vanno a, descrivere appunto le proprietà solitamente della mensa vescovile o degli altri enti che facevano parte della diocesi. Poi abbiamo tutta la parte degli atti giudiziari, che sono appunto documenti provenienti dalle magistrature giudiziarie e da processi penali, ma anche per esempio gli archivi delle ex preture, che appunto troviamo depositati presso gli archivi di Stato. Poi appunto archivi delle corporazioni d'arte e mestieri, gli archivi militari, di cui parleremo anche dopo, gli archivi dei brefotrofi. A Viterbo c'era un brefotrofio. Molti di voi lo conoscono perché era vicino a Porta San Pietro, e in questi brefotrofi, era presente la ruota degli esposti e all'interno di questi archivi ci sono gli atti della ruota degli esposti, ovvero, dei registri in cui venivano annotati i dati dei bambini esposti con tanto di loro segno distintivo. Perché, le madri che abbandonavano questi bambini avevano sempre la speranza di andarli a ritrovare e quindi lasciavano una medaglietta, no? Solitamente una medaglietta spezzata in due, una parte la lasciavano al bambino e una parte la tenevano per appunto un futuro ricongiungimento. Documentazione ricchissima poi è rappresentata dagli atti notarili che conservano testamenti, donazioni, doti, procure, compravendite, permute. Eccetera. Quelli degli ultimi 100 anni sono conservati negli archivi notarili distrettuali, mentre quelli antecedenti sono conservati negli archivi di Stato competenti per territorio. Poi abbiamo anche la parte degli archivi delle questure. Solitamente la documentazione più interessante sono i passaporti e il casellario giudiziale, uno per tutti, il casellario politico dell'Archivio Centrale dello Stato, che è appunto disponibile in modalità online e quindi consultabile anche da remoto. Poi abbiamo gli archivi degli ex provveditorati degli studi e gli archivi scolastici. Gli archivi scolastici, anche questi sono una miniera di informazioni, soprattutto poi sulla, diciamo, danno uno spaccato socio-economico della società. Archivi scolastici che possiamo trovare una parte presso gli archivi di Stato, ma possiamo trovare anche presso i locali delle ex scuole o in quelli che sono oggi diventati gli istituti comprensivi. E quindi è appunto una fonte anche questa notevole da analizzare. E poi ovviamente possiamo guardare giornali d'epoca, archivi privati di persone o anche archivi di famiglie. In questo periodo abbiamo visto che, diciamo, in qualche modo hanno fatto comodo le fonti digitalizzate e quindi messe a disposizione in modalità online. E sicuramente dopo questo periodo ci sarà un'ulteriore spinta alla digitalizzazione del patrimonio archivistico. Tema che non affronto perché aprirebbe, diciamo, tanti interrogativi e su cui bisognerebbe, ecco, fare una discussione poi ad hoc, soltanto piccole cose. Allora, innanzitutto
su questi siti ovviamente noi abbiamo la possibilità di svolgere consultazioni online e quindi questo diciamo benemerito perché possiamo continuare a portare avanti le nostre ricerche in qualunque luogo e in qualunque tempo. Tuttavia vi sono anche degli aspetti negativi e quali sono? Allora, innanzitutto si potrebbe ricorrere in false informazioni o consigli sbagliati ottenuti nei forum di discussione, oppure ditte commerciali, per esempio, potrebbero screditare il rigore scientifico di una vera ricerca genealogica, promettendo ricerche araldiche non veritiere. Per ultimo, si sottolinea anche che l'indicizzazione spesso viene svolta da personale che non è specializzato, quindi spesso sono anche volontari e quindi potrebbero anche aver trascritto male i dati e quindi ci potrebbero essere degli errori nelle banche dati. Questo ovviamente, no, chi va a effettuare queste ricerche deve essere sempre vigile sulla tipologia di fonte, soprattutto per quanto riguarda poi le fonti digitalizzate. Quali sono le banche dati che noi abbiamo a disposizione? Vi ho fatto una breve panoramica. Allora, innanzitutto c'è questa banca dati mondiale che è la Family Search, che è un progetto internazionale. Nel 2011 la Direzione Generale Archivi ha sottoscritto un accordo per digitalizzare e indicizzare gli atti di nascita, matrimonio e morte contenuti negli archivi di Stato italiani, che vanno all'incirca dall'inizio dell'Ottocento al 1944. Per Viterbo questo progetto è stato fatto perché l'archivio di Stato di Viterbo è uno degli archivi che aderiscono, poi lo vediamo dopo con antenati, ma soltanto per quanto riguarda i registri di nascita e fino al 1910. Family Search è un'organizzazione senza scopo di lucro, finanziata dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, fondata nel 1894, proprio con lo scopo di facilitare l'accesso ai documenti storici per le ricerche genealogiche. I mormoni hanno sviluppato questo interesse per la genealogia perché i familiari possano continuare anche dopo questa vita, ma solo se le famiglie sono state suggellate in uno dei sacri tempi del Signore, così da essere unite per l'eternità. Per questo motivo hanno messo insieme questa enorme biblioteca genealogica del mondo. Qui appunto ho fatto una piccola ricerca mettendo il nome del mio bisnonno e per farvi vedere, no, in quante sezioni poi viene ritrovato il nome. Altra banca dati che è possibile, anzi portale che è possibile interrogare è questo del Antenati. Come vi dicevo, appunto, è un progetto promosso dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni Culturali, che prende spunto sempre dall'accordo con Family Search e mira a rendere disponibili online i documenti posseduti dagli archivi di Stato per poi indicizzare i dati. Appunto, ho messo una piccola ricerca che ho fatto con il mio cognome per vedere, no, mi visualizza, mi ha trovato 2506 Nicolai presenti in questa banca dati. Ovviamente questi dati sono soltanto degli archivi che hanno aderito al progetto e ovviamente chi non ha aderito non è possibile trovare il dato. Altre banche dati che si possono utilizzare sono per esempio negli archivi di Stato, a seguito anche del centenario della Prima Guerra Mondiale, sono state fatte varie banche dati sui ruoli matricolari, per esempio. Questa è la banca dati dell'Archivio di Stato di Viterbo, ruoli matricolari del distretto di Viterbo e l'appendice sottufficiali aeronautica e marina. E quindi questi si possono consultare online o direttamente in sede. Oppure abbiamo le banche dati per la ricerca dei caduti e dei dispersi in guerra che possiamo trovare sotto il sito del Ministero della Difesa. E altre banche dati interessanti sono quelle rivolte all'immigrazione, come vi ho detto all'inizio. Il nostro paese è stato oggetto di molti flussi migratori nei secoli precedenti. È possibile, trovare informazioni utili per le ricerche genealogiche anche nelle liste di imbarco delle navi. Il primo che vi ho inserito, il Centro Internazionale Studi e Migrazione Italiana, è un progetto avviato nel 2001 dall'autorità portuale di Genova
al fine di conservare e valorizzare la memoria dell'emigrazione storica italiana, creando questo archivio documentale nazionale sull'emigrazione, e in collaborazione anche con gli enti esteri che si occupano di studi migratori. C'è anche una sezione Family Search proprio per la migrazione e la naturalizzazione, che copre un arco cronologico dal 1700 fino ad oggi. E poi abbiamo ovviamente l'archivio di Ellis Island per tutta quell'emigrazione che si è svolta negli Stati Uniti. Ricordo che la legge 91 del 5 febbraio del 1992 consente di poter chiedere la cittadinanza italiana agli stranieri il cui padre o madre o un ascendente in linea retta siano stati cittadini italiani. E quindi, siccome il documento da produrre è l'atto di nascita del padre o della madre o di uno dei nonni, su questo ovviamente ci sono molte richieste, anche all'Archivio di Stato di Viterbo arrivano continuamente richieste, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione nei paesi come per esempio il Brasile o la Bolivia o l'Argentina. L'ultimo progetto, l'ultima banca dati di cui vi parlo è una banca dati nostra, della Tuscia, e che si chiama Gente di Tuscia. Sapendo che in questo seminario si parlava dei Farnese, ho messo delle piccole, ho fatto la ricerca proprio sulla famiglia Farnese. Gente di Tuscia raccoglie preziose informazioni fornite da importanti dizionari, quindi prende spunto dal dizionario biografico del Lazio e poi arricchisce queste schede, anche creando una rete con immagini, scritti, collegamenti. Il primo obiettivo è quello di arricchire le schede biografiche già presenti e di aggiungere quelle che non erano state predisposte. Il progetto è portato avanti dal Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto Lazio nelle persone del professor Luciano Osbat e della dottoressa Elisa Angelone. Ognuno di noi ovviamente può segnalare notizie su personaggi che hanno avuto in qualche modo a che fare con la Tuscia e quindi può compilare esso stesso oppure delegare al centro di ricerche la creazione della scheda da inserire appunto in Gente di Tuscia. Brevemente chiudo, attraverso le storie dei nostri antenati noi riannodiamo i fili di memorie personali, familiari e collettive. A volte scopriamo anche dei percorsi imprevedibili che ci hanno portato anche a loro intrecciarsi con vicende, magari che abbiamo studiato nei libri di scuola. Impariamo anche a conoscere gli uomini e le donne che ci hanno preceduto, le scelte che hanno compiuto e le speranze anche che li hanno animati. Come ho trovato scritto in Platone nella Repubblica, ogni re deriva da una stirpe di schiavi e ogni schiavo ha dei re tra i suoi antenati. E quindi con questo io vi ringrazio e spero di aver suscitato la vostra curiosità. Grazie Giulia per il tuo intervento, davvero molto interessante e anche utile, perché penso sia venuta un po' a tutti la curiosità di fare una ricerca sul proprio cognome, anche per la frase finale che lascia sperare un po' tutti noi di essere magari discendenti di re. Perfetto, allora chiudiamo il ciclo degli interventi e io lascerei un po' di spazio, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora a disposizione, perché il tempo previsto era fino alle 13, per avviare una piccola discussione eventualmente, per qualche domanda, se ce ne sono. Quindi vorrei lasciare la parola agli studenti, ai colleghi eventualmente, per fare qualche domanda, così avviare un minimo di discussione. Professore, salve a tutti. Sì. Io avrei una domanda da rivolgere proprio a lei. Per quanto riguarda il lastricato Colpito e affondato, quindi, prego. sotto, diciamo, la Piazza del Foro, cosa si aspetta di trovare nella prossima campagna di scavi? Beh, grazie per la domanda. È un aspetto davvero interessante, quello ritengo, del prosieguo del progetto. Perché, come ho detto nella relazione, conosciamo veramente pochi contesti urbani dove è possibile recuperare la fase anteriore all'impostazione, alla realizzazione del municipio, perché ritengo che la piazza Forense sia contestuale appunto alla concessione del statuto di municipium alla città di Volsini. E quindi a questo punto poter indagare delle strutture precedenti permette di comprendere
potrebbe, ecco, aiutare a comprendere com'era il, diciamo, qual era il grado di urbanitas, cioè il livello di, urbani, di organizzazione urbana di questi centri nella fase immediatamente precedente alla concessione della Lex della cittadinanza romana. Quindi ecco un caso da questo punto di vista davvero interessante, come dicevo potrebbe essere paradigmatico, sul quale io punto tanto per comprendere poi il, appunto per analizzare questi aspetti. Grazie. Perfetto, la ringrazio. Sì, assolutamente, grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Giancarlo, io ti approfitto per fartene una, ancora legata a Bolsini, non vorrei annoiare adesso i colleghi gli studenti con Bolsini, ecco, però ecco, vorrei che sottolineassi ancora una volta la, come dire, questa, la cronologia dell'intervento sulla Basilica. Allora, i francesi collocano gli interventi nella Basilica nel IV secolo avanzato. Sì. Però più recenti indagini, soprattutto anche la rivisitazione dei corredi funerari trovati nella necropoli antistante l'edificio di culto, tendono a ricollocare l'edificio nel VI secolo, che chiaramente anche sulla base di una conoscenza territoriale molto più ampia e più vasta, articolata anche rispetto alle aree funerarie, appare decisamente più credibile. Perché portare una basilica di quel tipo al IV secolo significa portarsi sulla datazione della basilica circiforme a Roma, per capirci, sul Parco dell'Appia. Quindi appare quantomeno azzardata come datazione. Quindi tocca intervenire, se ho ben capito. Bisogna che qualcuno scavi attentamente quell'area. E gli archeologi classici facciano danno, portino via, diciamo, tutti i contesti, perché pare che si aggirino lì in zona archeologi classici particolarmente interessati a livelli sotto quelli tardo antichi, quindi attenzione. Perfetto. Ci sono ancora domande? Beh, immagino, vista anche l'ora e l'appropinquarsi del, appunto, del pranzo, siate stanchi. Perfetto, allora io penso che possiamo chiudere qui questo secondo seminario. Ricordo la data del terzo seminario, che si terrà invece il 25 giugno, sempre alle 10. E quindi niente, vi saluto, saluto gli studenti, saluto i colleghi, i relatori, e che ringrazio anche per aver, appunto, per il contributo prezioso che hanno dato al seminario. E saluto quanti ci stanno guardando e ascoltando su Teleradio Orte, ci aggiorniamo quindi al 25 di giugno. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie.